Ora si registrerà la conferenza. Se non spingiamo anche sull'addestramento e non capiamo bene noi che dobbiamo in qualche modo anche indirizzare il settore, parlo anche per molti di voi che sono coordinatori o RSVP e così via. E quindi se non siamo noi in grado di dare indicazioni e di far capire bene tutto quanto, sicuramente questo rimarrà un punto carente e uno dei grossi problemi, insomma, che abbiamo e che avremo. Nessuno di noi sa bene chi è l'addestratore, perché tutti sappiamo che c'è un obbligo, non è una novità del resto quello dell'addestramento, era già previsto dalla normativa, ma poi alla fine chi è l'addestratore in un cantiere, in un contesto di un'impresa piccola e così via. Quindi chi addestra gli operai e ovviamente, come poi vedremo con l'avvocato Fantini, anche gli aspetti più formali e di registrazione, di documentazione appunto di tutto ciò che viene fatto in questo senso. E mi taccio subito e lascio la parola all'avvocato Fantini. Stasera ho vita facile perché chi di voi non lo conosce già, insomma, lo vedrà, è un relatore coi fiocchi e quindi è veramente piacevole ascoltarlo, è di grande chiarezza e precisione nella sua esposizione. Quindi qualunque dubbio tuttavia avete e avrete durante l'intervento suo, potete scriverlo, quindi sotto domanda possibilmente sintetica e specifica, e man mano che andiamo avanti cercherò io di interrompere l'avvocato Fantini e di porgli le domande che gentilmente potete scrivere, se volete, nella parte laterale, appunto, nella chat. Lascio la parola all'avvocato Fantini, non la presento neanche. Troppo buono. Grazie architetto, grazie mille, grazie all'organizzazione, grazie a lei e grazie a te. Se ci possiamo dare del tuo, io sono contento e questo vale per tutti i partecipanti, siamo tutti quanti operatori della sicurezza e quindi se a me piace, se ci diamo del tu, diventa un modo anche per condividere diciamo così, le informazioni come secondo me gli operatori della sicurezza debbono fare. Quindi ben vengano i tuoi interventi ad interrompermi. Così, diciamo, l'esposizione diventa un'esposizione anche più interattiva e saluto tutti i presenti e vi invito assolutamente a fare domande scrivendole in chat, così in modo che io vi possa rispondere sulle tante questioni che vorrei trattare con voi. E molto brevemente una presentazione per quanto mi riguarda, un avvocato, io sono un avvocato ormai trasformatosi in qualcosa di diverso dall'avvocato, perché ormai sono più di 20 anni che non faccio più cause, ma mi occupo della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dal punto di vista dell'interpretazione di questa complessa normativa, cercando di aiutare le aziende a dare una lettura, utile alla prevenzione delle disposizioni vigenti. Quindi mi occupo di organizzazione, mi occupo di deleghe, faccio molti corsi di formazione, cerco di aiutare le aziende a interpretare correttamente la normativa, mi occupo anche di attività nei cantieri, quindi benvengono le vostre domande anche relative a quelle che sono le problematiche più tipiche dei cantieri, ma non solo quelle. Poi sono stato 10 anni al Ministero del Lavoro, so, per qualcuno è un aggravante. Responsabile nazionale della salute e sicurezza sul lavoro e soprattutto con competenze relative alla scrittura della normativa di salute e sicurezza sul lavoro. Dal Ministero sono uscito nel 2013 e da allora faccio attività di consulenza. Sono qui come vostro consulente, collega in materia di salute e sicurezza sul lavoro con competenze giuridiche. Bene. Ho preparato queste slide che ho mandato, quindi sono a vostra disposizione. Se qualcuno volesse avere le slide, le chiede all'organizzazione, sono assolutamente aggiornate per quello che è stato possibile ad oggi, che chiaramente ce lo dobbiamo dire, no? Noi facciamo un'attività professionale, i professionisti sono un po' come il leone e la gazzella, tutti i giorni si devono svegliare e devono correre, perché si corre dietro al cliente, si corre dietro anche alle novità e quindi magari la giornata di oggi vuole essere, il pomeriggio di oggi vuole essere una giornata di aggiornamento e di confronto tra diciamo me e voi e l'organizzazione e tutti quanti voi. Bene,
Di cosa vorrei parlare? Ecco, questi sono gli argomenti di cui vorrei parlare in un ordine che naturalmente possiamo anche non seguire, ma io per semplicità, perché in questi 2 anni di pandemia, dalla quale incrociamo le dita e facciamo tutti gli scongiuri, parrebbe che stiamo per uscire, abbiamo imparato che comunque il supporto visivo quando si fa la videoconferenza è fondamentale, quindi seguirò per ragioni, diciamo così, di semplicità l'ordine delle slide, però io parlerò un po' di tutto, anche della formazione, anche dell'addestramento, come è stato detto in apertura, però per semplicità cercherò di seguire l'ordine delle slide che ho preparato per voi. Allora, parliamo innanzitutto di cosa? Parliamo di una modifica all'81 del 2008. Sì, confesso, sono stato tra coloro che l'hanno scritto l'81 del 2008, come dico sempre. La mia grande qualità quando ero al ministero è stata che ero il più veloce a scrivere al computer, avevo le dita veloci e quindi mi facevano scrivere quasi sempre, diciamo, a me. E vi posso dire che l'81 del 2008 è stata una legge elaborata in un biennio di grande interesse per la sicurezza sul lavoro, che è stato il 2007 e il 2008, anzi direi un triennio. E poi ci fu anche un intervento di modifica significativa del testo unico nel 2009. È stato un periodo in cui la salute e sicurezza sul lavoro era considerata una materia centrale nella vita politica del paese, anche grazie al presidente della Repubblica di allora, che era Giorgio Napolitano, che parlava spessissimo di salute e sicurezza sul lavoro. Dal 2009 in poi l'interesse per la materia è andato scemando. E soprattutto dal 2013 fino al 2021 se ne è parlato pochissimo. Non sto dicendo con polemica, lo sto dicendo come dato oggettivo. Mi basti ricordare che dal 2013 al 2021 dei 20 provvedimenti di attuazione dell'81 non sono stati adottati se non due provvedimenti di attuazione, in particolare l'accordo 7 luglio 2016 e il decreto sul Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione, che tuttavia dal 2016 ad oggi non ha mai funzionato. Che voglio dire? Voglio dire che se c'è una grande novità che devo sottolineare e penso che sia una cosa positiva, sta nella circostanza che nel 2021 si è tornati fortemente a parlare di salute e sicurezza sul lavoro. Perché sia successo, ognuno può avere una sua idea. La mia personale idea è che ci sono stati degli episodi particolarmente importanti per l'opinione pubblica, che hanno colpito l'opinione pubblica e quindi poi hanno spinto l'amministrazione pubblica, il governo, il Parlamento a intervenire per potenziare le attività di prevenzione negli ambienti di lavoro. Ne cito tre di episodi. La morte di Luana D'Orazio, una giovanissima operaia con un bambino di 5 anni, morta mentre lavorava in una manifattura vicino Prato. Il crollo della gru a Torino e infine la morte del ragazzo Lorenzo in alternanza scuola-lavoro. Sono stati episodi che hanno colpito molto l'opinione pubblica, spingendo il governo e il Parlamento ad intervenire. Ora, chi fa sicurezza come noi sa che purtroppo non si tratta di episodi isolati, perché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è un tema talmente importante che purtroppo ci porta a dover sottolineare come ogni giorno noi abbiamo episodi gravi o addirittura mortali. Non è una novità del 2021. Però l'elemento positivo della, diciamo così, nuova attenzione dei media rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro non lo dobbiamo sottovalutare. E allora andiamo a parlare degli interventi, perché di questo vi devo parlare. Sono due interventi legislativi che hanno modificato l'81 del 2008 e sono l'intervento, costituiscono l'intervento legislativo più importante dal 2009 ad oggi. Il primo intervento è stato l'intervento del governo con il decreto legge 146 di ottobre del 2021. Perché è importante sottolineare questo intervento? Per un motivo fondamentale. Il decreto legge rappresenta la possibilità del governo di intervenire in una materia, qual è quella appunto della regolamentazione, non solo della salute e sicurezza sul lavoro, ma della regolamentazione di tutte quelle materie in cui è necessario
un intervento legislativo, apro e chiudo una parentesi, l'Italia si fonda, lo dice la Costituzione, su tre poteri. Il potere legislativo, che è il potere di fare le leggi, e ce l'ha il Parlamento. Il potere esecutivo, che è in capo al governo, e il potere giudiziario, che è in capo ai magistrati. I tre poteri nella Costituzione sono in equilibrio tra di loro, quindi il governo non dovrebbe fare leggi. Perché in qualche caso può fare leggi? La Costituzione lo prevede in casi straordinari di necessità ed urgenza. Cioè, se c'è qualcosa di molto urgente, e gli esempi che si fanno nei libri di diritto costituzionale sono l'inondazione e il terremoto. Nel caso di un'inondazione, nel caso di un terremoto, o potremmo dire nel caso di Covid, è possibile che il Parlamento supplisca, diciamo così, scusate, il governo supplisca al Parlamento provvedendo ad emanare una legge che ha la forma del decreto-legge. Quindi il decreto-legge può essere adottato dal governo. Per quale motivo? Molto semplicemente perché le leggi richiedono settimane per essere approvate, mentre invece il decreto-legge in poche ore può essere adottato. Quindi è importante che ci sia stato un decreto legge sulla sicurezza, perché cosa ci dice? Che la sicurezza sul lavoro è stata considerata dal governo italiano con il decreto legge 146 del 2021 un'emergenza nazionale. Dopodiché la caratteristica del decreto legge è che nei successivi 60 giorni il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento, altrimenti perde di efficacia sin dall'inizio. Quindi il Parlamento italiano ha discusso se convertire o meno il decreto legge 146 e non solo ha confermato integralmente le misure contenute nel decreto legge 146, ma con la legge 215 entrata in vigore il 21 dicembre del 2021 ha introdotto nuove disposizioni, in particolare le disposizioni relative alla formazione di cui parlerò, e una importante innovazione, che è l'obbligo di identificazione del preposto. Quindi queste novità sono contenute nella legge 215, la quale non soltanto ha confermato le indicazioni del decreto legge 146, ma le ha ampliate. Come si dice tecnicamente, è una legge di conversione con modificazioni. Quindi il decreto legge 146 è stato convertito dalla legge 215 con modificazioni. Tante altre cose vi potrei dire, ma siamo in fase iniziale. Io vorrei andare sulle questioni più concrete, per cui andiamo avanti. L'unica cosa che vi posso dire è se qualcuno dovesse avere la curiosità di andare a leggere il decreto legge 146, si troverebbe un po' spaesato perché il titolo sarebbe decreto legge fiscale. Cioè, ma in realtà nel decreto legge fiscale è stata inserita una parte sulla sicurezza. Pensate un po'. Allora, prima novità su cui c'è stata anche polemica. Torno un attimo indietro, non vi andrò a dire una per uno quali sono le novità del 146, ciò che è stato confermato dalla legge 215. Vado per argomenti e poi, quando arriveranno e se arriveranno domande, ben vengano, appunto, ben venga l'interruzione della mia esposizione e la mia risposta alle vostre domande, o se vogliamo fare un dibattito, insomma, sono a vostra disposizione. Primo elemento di novità, che è stato anche oggetto di molte polemiche. Vista l'importanza del tema della sicurezza sul lavoro e soprattutto la motivazione del governo ad intervenire, qual è stata la motivazione? Abbiamo troppi infortuni, dobbiamo cercare di contrastare il fenomeno infortunistico. Quindi il governo interviene e interviene con il decreto legge 146. E che intervento produce questo decreto legge? È un intervento molto finalizzato a potenziare innanzitutto le attività di contrasto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali di tipo ispettivo. Quindi la prima cosa che si fa con il decreto legge 146 è potenziare l'attività di vigilanza relativa al rispetto delle disposizioni di salute e sicurezza sul lavoro in ogni ambiente di lavoro, compresi i cantieri. Allora, la grande novità da questo punto di vista introdotto, in realtà per chi lavora nei cantieri non è una novità, vi spiego. Perché l'articolo 13 dell'81 del 2008 identifica chi siano i soggetti pubblici, gli ispettori, in poche parole, se vogliamo usare una terminologia molto semplice, che sono legittimati ad entrare in una qualsiasi azienda per controllare la salute e sicurezza sul lavoro. Perché è importante questa attività? Perché chi fa sicurezza sa benissimo che la sicurezza si fa con la prevenzione.
E quali sono le attività di prevenzione? Formare un lavoratore, informare, addestrare un lavoratore, fornirgli dispositivi di protezione individuale. Sono tutte attività che vengono realizzate non dopo l'infortunio, ma per evitare che le persone si infortunino. È la stessa ragione per cui si monta un ponteggio, per evitare che le persone possano cadere dall'alto, per la stessa ragione per cui si utilizza una fune di trattenuta. E chiaramente il concetto fondamentale è prevenire gli infortuni. Quindi tutta la materia della sicurezza sul lavoro si fonda su obblighi di natura prevenzionistica. Tant'è vero che l'81 del 2008 è tappezzato di sanzioni penali che si applicano anche se l'infortunio non c'è. Se poi l'infortunio c'è, gli ispettori arrivano in azienda per cercare di capire di chi possa essere la responsabilità. Ma in termini generali, chi è l'organo pubblico competente in materia di vigilanza? Allora, qui prima vi devo dire cos'era, chi era prima di ottobre del 2021 e chi è organo di vigilanza con competenza generale in materia di sicurezza dopo ottobre del 2021. Prima cosa, è dal 1978, e la previsione è stata confermata quindi dal 626 del 94 e poi dall'81 del 2008, che il legislatore italiano ha scelto come organo di vigilanza competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, soggetto pubblico competente, le ASL, che in qualche parte del territorio italiano si chiamano ATS, Agenzie per la tutela della salute. Ma parlo di competenza generale, perché poi ci sono le competenze specifiche. Per esempio, settore antincendio, per l'antincendio è competente sempre, sono competenti i vigili del fuoco, ed è una competenza esclusiva. Ma la competenza generale è delle ASL, dice l'articolo 13 dell'81. Attenzione, salvo che in settori particolari, per esempio nel settore dei cantieri, da sempre accanto alla ASL ci sono le strutture dell'ispettorato del lavoro, che una volta si chiamavano direzioni territoriali del lavoro, e a livello centrale Direzione Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. La grande novità, che però, ripeto, per chi è nei cantieri non è una grande novità, è che la competenza generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non solo nei cantieri, ma anche per qualsiasi azienda, anche per le aziende pubbliche, anche per le aziende che fanno manifattura, eccetera, non è solo delle ASL, ma anche dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per quale motivo il legislatore, suscitando molte polemiche presso le regioni, perché le ASE sono strutture di competenza regionale, mentre invece l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è di competenza statale, per quale motivo prima il governo e poi il Parlamento hanno deciso di affiancare alla ASL l'Ispettorato Nazionale del Lavoro? Per aumentare il numero degli ispettori. Quindi aspettiamoci nel 2022 un aumento delle ispezioni negli ambienti di lavoro e anche nei cantieri, perché non soltanto è stata rilanciata la competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Cos'è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro? È un'agenzia autonoma che corrisponde alle vecchie strutture del Ministero del Lavoro che si occupavano di ispezioni, che oggi si chiama Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha un capo che sta a Roma, tra l'altro la nomina del capo dell'Ispettorato è testimonianza del fatto che si vuole conferire a questo, diciamo, organo una competenza anche molto elevata, perché il capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato identificato in un magistrato molto conosciuto e competente che si chiama Bruno Giordano, uno dei primi magistrati che si è occupato di sicurezza sul lavoro, e già questa nomina ci dice molto. In più è stato fortemente potenziato l'organico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In questi giorni, magari a qualcuno potrebbe pure interessare, c'è un grande concorso da 1294 posti per ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E quindi aspettiamoci un numero, molte centinaia in più di ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E quindi il governo e il Parlamento cosa hanno voluto fare? Hanno voluto aumentare il numero delle teste che vanno a fare attività ispettiva negli ambienti di lavoro, anche potenziando il numero degli ispettori. Ecco, non cos'è che cambia? Non cambiano le procedure. Ecco, questa è una cosa che poi vi posso sottolineare. Non abbiamo un cambiamento di procedure, quindi le procedure che vengono usate sono le stesse che sono state sempre usate dagli ispettori. Quindi,
Se qualcuno di voi ha un po' di dimestichezza, soprattutto si tratta di applicare la procedura della cosiddetta prescrizione obbligatoria, che adesso molto velocemente vi esporrò, perché poi invece vi devo spiegare cosa è cambiato, non cosa non è cambiato. L'altro elemento di novità, sia il decreto legge 146 che la legge 215, proprio perché abbiamo due organi di vigilanza, cercano di potenziare le sedi pubbliche in cui si dovrebbero definire le politiche della prevenzione, per evitare, per esempio, che in un territorio un'azienda possa essere visitata a distanza di pochi giorni dalla ASL prima, o ATS prima, e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro dopo, magari con esiti diversi. Quindi ci sono delle strutture che il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro già prevede a livello nazionale e a livello regionale, mi riferisco soprattutto ai comitati regionali di coordinamento, in cui le due strutture dovrebbero coordinarsi tra di loro. Speriamo che questa valorizzazione funzioni, io qualche dubbio ce l'ho. Ok, che procedure si applicano? E soprattutto andiamo un po' velocissimi sulle questioni relative più pratiche. Gli ispettori chi sono? Gli ispettori sono ufficiali di polizia giudiziaria. Quindi, se noi stiamo, immaginiamo che l'azienda di Lorenzo Fantini, ecco una cosa che io faccio sempre quando si tratta di fare esempi negativi, li faccio sempre su una mia ipotetica azienda, no? E quindi immaginiamo che l'azienda di Lorenzo Fantini stia lavorando in un cantiere e riceva due ispettori, cioè in quel cantiere arrivano due ispettori. Prima cosa che vi devo dire, gli ispettori hanno una serie di diritti, ma anche una serie di obblighi. E rispetto agli obblighi, primo tra tutti, si dovrebbero qualificare, cioè dovrebbero far vedere il tesserino, si dovrebbero qualificare. Hanno degli obblighi deontologici e anche degli obblighi di legge, perché sono pur sempre dipendenti pubblici. E quindi, se volete avere un'idea di quali siano questi obblighi, io vi rinvio alla lettura del decreto direttoriale che vedete a video. Decreto direttoriale del gennaio 2022, emanato dal direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, pubblicato con decreto, appunto, lo trovate tranquillamente sul sito www.ispettorato.gov.it, oppure con un motore di ricerca cercate il decreto codice deontologico degli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ed è interessante perché contiene le procedure, gli obblighi degli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che quindi sono vincolanti per gli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, non vincolano anche gli ispettori delle ASL, ma i principi sono principi generali, non che dobbiate litigare con gli ispettori, sto dicendo esattamente il contrario. Però è giusto anche sapere quali devono essere gli obblighi degli ispettori, e questo naturalmente per chi fa sicurezza è importante saperlo, perché poi si può gestire meglio l'ispezione. Ma naturalmente non litighiamo con gli ispettori, perché sono ufficiali di polizia giudiziaria. Che significa? Sono persone investite di una funzione pubblica, non soltanto di una funzione pubblica, ma di una funzione pubblica che comporta l'obbligo per essi di riferire all'autorità giudiziaria di tutti i fatti che costituiscono reato. Che significa? Significa che nell'ambito dei limiti del servizio, se sono in servizio, nell'orario di servizio, e nell'ambito dei compiti che sono conferiti loro dalla normativa vigente, così si esprime il codice di procedura penale, non si possono girare dall'altro lato se vedono qualche comportamento che costituisce reato. Vi faccio presente che i reati sono nell'81 del 2008, indipendentemente dall'infortunio, cioè non formare i lavoratori di per sé comporta un'alternativa tra l'arresto e l'ammenda. Quindi i nostri due ispettori arrivano nella azienda di Lorenzo Fantini, chiedono a Lorenzo Fantini: mi fai vedere il POS, il piano operativo di sicurezza? E Fantini non ce l'ha. Ha commesso già un reato, indipendentemente dal fatto che poi l'infortunio ci sia oppure no. Se, sto semplificando al massimo, non si concretizza la situazione di pericolo, quel reato si traduce in una prescrizione obbligatoria, ed è quello che vi voglio dire, vi dirò tra pochissimo. Altrimenti, se invece abbiamo un reato, costituisce il presupposto per un'indagine per lesioni, articolo 590 del codice penale, oppure 589, speriamo mai, omicidio. Qualche
Quali sono i poteri degli organi di vigilanza? Accedono, noi non possiamo impedire l'accesso nei luoghi di lavoro agli organi di vigilanza, possono acquisire la relativa documentazione. Naturalmente, hanno anche l'obbligo e la facoltà di controllare la documentazione obbligatoria. Esempio, faccio l'esempio del POS. Cos'è obbligatorio avere in cantiere? Non è obbligatorio avere in cantiere il documento di valutazione dei rischi, è obbligatorio avere il piano operativo di sicurezza. Quindi, se l'organo di vigilanza dovesse venire in cantiere e chiedere all'azienda di Lorenzo Fantini il DVR, noi gli potremmo dire ce l'ho in sede e non mi potrebbero fare la sanzione. Viceversa, se non ho il POS, evidentemente sarà possibile, anzi dovrebbe farmi una sanzione, l'ispettore. Che procedure applicano? Ecco, la procedura di più frequente applicazione si chiama prescrizione obbligatoria. Ed è una procedura prevista dal decreto legislativo 758 del 1994, articoli 20 e seguenti. Facciamo un esempio tipico. I nostri ispettori che sono arrivati in cantiere da Lorenzo Fantini dicono a Lorenzo Fantini che gli ha offerto un bel caffè, che si è messo comodo Fantini, ma non gli offre più di un caffè perché potrebbe essere imbarazzante. Allora gli dicono: caro Fantini, grazie del caffè, era molto buono, ma ci dovresti far vedere gli attestati dei corsi di formazione in materia di sicurezza. E Fantini dice: onestamente, non ce li ho. Quindi, i miei quattro lavoratori, abbiamo cominciato a lavorare qualche mese fa, abbiamo avuto tantissimo lavoro per il 110%, non ho avuto tempo di formarli. È una buona risposta? No, non è una buona risposta. Perché a cosa serve la formazione? La formazione non è obbligatoria, la formazione serve per mettere in sicurezza le persone. Stiamo parlando di formazione alla sicurezza, quindi è un modo per impedire i comportamenti imprudenti dei lavoratori. Ecco perché è così importante in termini generali e anche importante nell'ambito dei processi. Quando l'infortunio, cosa che capita, ricordatevelo, 7 volte su 10, dicono le ricerche fatte a livello europeo, gli americani addirittura arrivano all'85%, 7 infortuni su 10 sono comportamenti pericolosi dei lavoratori. Un lavoratore che non usa correttamente un dispositivo di protezione individuale, che scavalca una protezione, che non è attento alle procedure di cantiere, ecco, il lavoratore ci mette del suo. 7 volte su 10. Ecco perché è così importante la formazione. Allora immaginiamo che manchi la formazione. Cosa farà il nostro ispettore? Dirà: Fantini, caro Fantini, io ti do un termine per l'adempimento, quindi ti do un ordine che si chiama prescrizione obbligatoria, appunto, facendoti un verbale. Ti dico: hai 30 giorni di tempo per far fare ai tuoi quattro lavoratori il corso di formazione. Dopodiché, questo verbale però sia chiaro, siccome tu hai commesso comunque un reato, in ogni caso, questo verbale lo devo comunicare anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, che non apre un vero e proprio procedimento penale perché aspetta gli sviluppi. Diciamo che dopo 30 giorni io apporto gli attestati all'organo di vigilanza oppure glieli mando, dipende da come ci siamo messi d'accordo. L'organo di vigilanza mi ammetterà a pagare il quarto del massimo dell'ammenda prevista dall'81 del 2008. E a quel punto, essendoci adempimento e pagamento, comunicherà alla Procura della Repubblica che il processo non sa da fare. Procura della Repubblica, ovviamente, non ha nessun interesse a fare un processo se non c'è un infortunio, e quindi la cosa finisce lì. Questo vale anche per il CSE, perché le prescrizioni obbligatorie non si fanno soltanto ai datori di lavoro, si fanno a tutti i soggetti che hanno violato una norma dell'81, quindi può darsi benissimo che l'organo di vigilanza contesti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la violazione di uno degli articoli, dei commi dell'articolo 92, che come sapete è relativo agli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, vale lo stesso principio. Quindi il soggetto contravventore che adempie e paga il quarto del massimo dell'ammenda, a quel punto non subisce il processo penale. Che succede però, è ultimo punto, perché poi vi comincio a parlare delle novità, che stanno nel decreto legge 146, nella legge 215. Che succede se il nostro ispettore si è sbagliato, quindi la prescrizione obbligatoria è sbagliata? Perché può capitare. Che
che gli organi di vigilanza sbaglino. Contro la prescrizione obbligatoria sbagliata, cosa può fare il soggetto contravventore? Purtroppo, la giurisprudenza ci dice che la prescrizione obbligatoria fa parte del processo penale. Quindi, se io, come datore di lavoro, ritengo che si sia sbagliato l'ispettore, diciamo che cosa posso fare io come soggetto che appunto si vuole opporre? Devo non adempiere, non pagare e quindi difendermi davanti al giudice. Le mie ragioni le presenterò al giudice. Posso casomai scrivere una memoria al pubblico ministero oppure posso fare anche un'altra cosa, ma mi devo rassegnare a difendermi nel procedimento penale. Posso anche fare un'altra cosa, posso scrivere all'ufficio. Non all'ispettore, ma al capo dell'ufficio, che non sempre sa che cosa ha fatto l'ispettore, chiedendo il ritiro del provvedimento in autotutela. Questa è una cosa che vi sottolineo. Pochi lo fanno, in realtà qualche volta si può ottenere il risultato mettendo l'amministrazione nelle condizioni di sapere per quale ragione ha sbagliato. Recentemente mi è capitato un caso clamoroso. C'è stato la contestazione a un CSE per un evento che si era verificato nel suo cantiere. E quindi c'era stata una contestazione al CSE di non aver fatto la sua attività di vigilanza conformemente all'articolo 92. Peccato che il cantiere non era quello dove lui svolgeva le funzioni del CSE. Allora, in quei casi non ha senso non adempiere e non pagare, basta scrivere all'ufficio chiedendo la correzione in autotutela. E perché l'ufficio si dovrebbe correggere? Perché nella lettera avrete cura di scrivere che se l'ufficio non ritirerà il provvedimento, tutte le spese saranno a carico dell'ufficio e saranno a carico del direttore dell'ufficio. Quindi, ma sto parlando di casi di errori clamoroso o comunque interpretazione sbagliata della norma di legge, questioni molto molto chiare, vi consiglio di utilizzare l'autotutela. Non sospende nessun, diciamo così, termine, però vi mette in buona fede. E mette soprattutto l'amministrazione pubblica nelle condizioni di dover rispondere del fatto di essere andata avanti, nonostante la circostanza che il soggetto aveva avvertito l'amministrazione pubblica del fatto che il provvedimento era illegittimo. Si può fare anche per le multe pazze, per le cartelle esattoriali pazze. Adesso le amministrazioni pubbliche qualche volta ci stanno a sentire. Comunque, la cosa che non potete fare. E non potete impugnare la prescrizione obbligatoria come se fosse un atto amministrativo, perché purtroppo non è un atto amministrativo. Quindi dovete in qualche modo rassegnarvi o andare davanti al giudice penale o chiedere il ritiro in autotutela del provvedimento. Ciò che cambia invece, cosa non è cambiato? Ecco, la prescrizione 758 del 94 non è cambiata, mentre invece è cambiata assolutamente la procedura di sospensione dell'attività imprenditoriale. Ne parlo tra un paio di minuti, adesso vi parlo di altre novità molto velocemente. Una novità è una novità che potrebbe interessare anche, vi interessa perché il settore, diciamo edile, è uno dei settori dove gli organismi paritetici funzionano di più. E allora, cosa c'è nella legge 215? Un'ulteriore valorizzazione dei compiti degli organismi paritetici. Cosa sono gli organismi paritetici? I comitati paritetici in edilizia, territoriali, sono i classici organismi paritetici. Sono delle strutture sindacali costituite sia da rappresentanti delle aziende che da rappresentanti dei sindacati, cioè dei lavoratori, che assieme cercano di aiutare le aziende a fare sicurezza sul lavoro. Quindi come? Con attività di consulenza, attività di formazione, anche asseverando i modelli di organizzazione e gestione, funzione che gli è attribuita dall'articolo 51 e sono diventati famosissimi, voi li conoscete già, i comitati paritetici territoriali, ma gli organismi paritetici sono diventati famosissimi perché l'81 del 2008, all'articolo 37,12, prevede che la formazione dei lavoratori e quella degli RLS debba essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore, nel territorio in cui l'azienda opera. E da lì si è scatenato l'inferno, perché ci si è chiesti che significa collaborazione con gli organismi paritetici, quali sono gli organismi paritetici ai quali mi devo rivolgere per fare l'attività di formazione, di tutto, di più.
ma la legge 215 rispetto agli organismi paritetici continua a valorizzare il ruolo degli organismi paritetici. In che modo? Prevedendo importanti novità, molte delle quali però non sono ancora operative. In particolare, la legge 215 modifica l'articolo 51, che è l'articolo del testo unico che si occupa dei poteri e, diciamo, delle prerogative degli organismi paritetici, prevedendo la creazione di un decreto del Ministero del Lavoro per istituire il repertorio degli organismi paritetici presso il Ministero del Lavoro. Questo è molto importante, sapete perché? Perché finora gli organismi paritetici non c'era molta chiarezza su chi siano gli organismi paritetici, in quali settori operino. Molte volte a me mi hanno chiesto personalmente: Fantini, ma come faccio io che sono un datore di lavoro, voglio organizzare un corso di formazione e chiedo la collaborazione all'organismo paritetico? Magari sono un datore di lavoro del settore commercio in Abruzzo. Come faccio a sapere qual è l'organismo paritetico a cui chiedere la collaborazione? A chiedere la collaborazione, perché lo devo fare, per l'articolo 37,12 mi dice che se è presente nel territorio, è presente nel settore, la collaborazione è obbligatoria. Non c'era una, diciamo così, una banca dati degli organismi paritetici. Sì, invece adesso si prevede la creazione con decreto del Ministero del Lavoro di un repertorio degli organismi paritetici, in cui ovviamente il Ministero collocherà solo gli organismi paritetici che corrispondono alle caratteristiche richieste dalla legge. Quindi i comitati paritetici territoriali sicuramente rientreranno, ma molti altri organismi paritetici potrebbero non essere riconosciuti dal Ministero del Lavoro. Mi seguite? Questo secondo me è anche giusto, perché organismi paritetici che non hanno le caratteristiche della norma di legge non dovrebbero usufruire delle prerogative previste dalla legge. Allora, cosa sì, prego, prego, architetto, prego, architetto. Giusto per farle prendere Sì. piatto, confermo appunto la problematica come responsabile del CPDO a Bologna. Appunto, noi spesso riceviamo quelle richieste strane fuori settore. Ovviamente tutto è chiaro per chi è edile, quindi per le imprese edili che organizzano la formazione in proprio, le cose sono abbastanza conosciute, o perlomeno non ci sono incertezze, almeno nel nostro ambito. Ma riceviamo tantissime richieste proprio di quel tipo lì. Quindi a chi mi rivolgo se non sono un edile? Potete prendermi in carico, potete darmi la collaborazione. E quindi ci mettono persino in imbarazzo. Insomma. Sì, è anche Speriamo. vero che la norma è abbastanza chiara, dice che la collaborazione si richiede all'organismo che è presente nel settore di riferimento. Quindi, se io sono un'azienda metalmeccanica, non mi dovrei nemmeno rivolgere all'organismo paritetico del settore edile, perché giustamente non ha titolo per potermi aiutare. Aiuta gli edili, non è che aiuta la metalmeccanica. Succede spesso purtroppo, proprio perché mancano e quindi non riescono ad individuarli molte volte. Sì, e beh, però potremmo avere, questa è una cosa positiva che ci sia poi il repertorio degli organismi paritetici. In realtà era un progetto che avevamo noi come Ministero del Lavoro, io avevo addirittura già scritto il relativo decreto. Quindi mi aspetto un'anagrafe informatica in cui ci sia cioè si siano presenti gli organismi per settore e per territorio, inteso per regione di riferimento, a cui semplicemente interrogando l'anagrafe informatica, poi il datore di lavoro si rivolgerà appunto per la collaborazione. E diciamo che è molto importante perché, come vedo anche in chat, credo che qualcuno me l'abbia cominciato a chiedere, ci sono stati molti organismi paritetici che sono autoproclamati organismi paritetici. E quindi speriamo che il Ministero del Lavoro faccia chiarezza sui soggetti che hanno questi requisiti. Perché poi la norma prevede che l'organismo paritetico sia un vantaggio per l'azienda. Infatti, il nuovo articolo 51 ci dice che gli organismi paritetici comunicheranno all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e all'INAIL i nominativi delle aziende che si sono avvalse dei servizi degli organismi paritetici e che hanno fatto formazione con gli organismi paritetici, che hanno avuto asseverazione dei modelli di gestione. Per quale motivo? È perché poi a quel punto gli organi di vigilanza ne tengono conto nel programmare l'attività di vigilanza, cioè significa che probabilmente andranno meno dove ci sono stati gli organismi paritetici e sicuramente l'INAIL darà più soldi, sotto forma di sgravi ovviamente, alle aziende che si sono fatte aiutare dagli organismi paritetici. Quindi questa è una riforma importante, speriamo che funzioni, perché poi alla fine,
premierà gli organismi paritetici seri e anche premierà le aziende che si rivolgono agli organismi paritetici più seri. Quindi è un punto che vi volevo sottolineare. È vero che non è ancora in vigore, Non lo so se però funzionerà tanto poi, eh. non ho capito. Prendi il caso, io la mia ditta ha 4 lavoratori, faccio la formazione presso l'organismo paritetico. Ok, quindi io sono tranquillo. Poi il mio lavoratore se ne va. Io che sono un datore di lavoro onesto, comunque che rispetto la legge, gli do l'attestato che ha fatto e il lavoratore se lo porta appresso, ammesso che capisca che cosa gli ho dato, perché spesso i lavoratori fanno i corsi, poi dopo non sanno manco che cacchio hanno fatto. Se invece sono un datore di lavoro, come ce ne sono tantissimi, che ti dice no, il corso l'ho pagato io e me lo tengo io, quando sto lavoratore va da un'altra azienda e io ne prendo un altro, non c'è più questa correlazione tra la formazione fatta dall'organismo paritetico e il lavoratore. Vabbè, ma intanto l'organismo paritetico, cioè il datore di lavoro avrà l'organismo paritetico avrà comunicato all'ispettorato e all'INAIL comunque che il precedente lavoratore è stato formato con la collaborazione dell'organismo paritetico e ne terrà conto. Cioè, non è che dobbiamo risolvere tutti i problemi, è una valorizzazione, uno spunto che vi ho dato di riflessione. Piuttosto, i problemi della sformazione non si risolvono certo con questa norma. Però credo proprio che sia comunque positivo se faranno la selezione di organismi paritetici, così ci togliamo di mezzo organismi paritetici finti, quelli che non fanno i corsi di formazione, che è quello che mi interessa di più. Avevo quando ero al Ministero del Lavoro dei nominativi molto sospetti di organismi paritetici, ovviamente non li posso fare perché no, mi citano per diffamazione. Però ho una possibilità, non ho detto che avremmo risolto, capisco il suo intervento, il tuo intervento, non è che risolviamo tutti i problemi, però se gli organismi paritetici lavorano bene, le aziende si rivolgono agli organismi paritetici, qualche possibilità in più, diciamo così, che le persone si infortunino di meno, che la cosa che ci interessa di più ce l'abbiamo, ma non risolviamo certo tutti i problemi, però è uno spunto di riflessione. Non era mia intenzione dire che risolviamo tutti i problemi. Penso che sia una cosa positiva se poi verrà gestita bene. Ecco, tutto qua. Bene, vado avanti. Novità importanti ci saranno anche per il DP, ma qui sarò veloce perché è previsto nella legge 215 è prevista l'emanazione di un nuovo decreto che identifichi le caratteristiche del DP, perché il vecchio decreto è del 2001, quindi bisogna recepire le norme UNI più recenti. Quindi qui c'è abbastanza poco da dire, se non che dobbiamo aspettarci importanti, significative novità, perché le nuove norme UNI sono norme più precise di quelle vecchie, più moderne. Per esempio, vi faccio un esempio per tutti, per quanto riguarda i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Quando verrà recepito, già adesso siamo al limite dell'obbligatorietà, ma quando verrà recepita la nuova norma, che è la norma UNI 11.000, mi sembra 479, non mi vorrei sbagliare, forse mi sono sbagliato nella sigla, ma insomma comunque è quella che si applica ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si renderà obbligatorio il cosiddetto fit test. Il fit test sarebbe il test che serve per l'indossamento corretto del dispositivo, così come per i dispositivi di protezione dell'udito. In realtà già i dispositivi di protezione di terza categoria, per i dispositivi di protezione di terza categoria è obbligatorio comunque l'addestramento. Al fit test però è un particolare tipo di addestramento, quindi aspettiamoci delle novità quando verrà pubblicato il nuovo decreto. Novità che invece già ci sono e di cui possiamo cominciare a parlare sono relative invece alla procedura di sospensione dell'attività imprenditoriale. E attenzione perché è una procedura che si applica soprattutto nei cantieri, come vedremo tra poco quando vedremo le casistiche per le quali è possibile sospendere l'attività imprenditoriale. Naturalmente qualcuno potrà dire, beh, Fantini, non è che c'era già la sospensione dell'attività imprenditoriale nell'81 del 2008. È verissimo, esisteva già l'articolo 14 dell'81 del 2008, che prevedeva che oltre alle sanzioni normali, in certi casi, diciamo che sia possibile, o fosse sia allo stesso tempo ancora oggi possibile, la sospensione
dell'attività imprenditoriale. Quindi è una sanzione aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie che vengono adottate ordinariamente dagli ispettori e consiste, come dice la parola, nella sospensione dell'attività dell'impresa. Ora, il vecchio articolo 14 dell'81 prevedeva due casistiche, due grandi casistiche legate alla possibilità di sospendere l'attività imprenditoriale: la sospensione per lavoro nero e la sospensione per ragioni legate a gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La prima casistica ha sempre funzionato, tant'è vero che ci sono state migliaia di aziende sospese del lavoro nero, e non è un bel segnale. La seconda casistica non ha mai funzionato perché si richiedeva l'emanazione di un decreto per stabilire quali fossero le gravi e reiterate. Gravi e reiterate significa non solo gravi, ma anche ripetute. E quindi mancava l'identificazione di quali fossero e di che cosa si dovesse intendere per reiterate violazioni. E quindi il nostro legislatore, per potenziare l'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale, che cosa ha fatto? Ha riscritto l'articolo 14 e lo ha riscritto per la parte sicurezza sul lavoro, dicendo la sospensione dell'attività imprenditoriale è possibile non solo in caso, solo anche soltanto se l'ispettore trova una delle 13 casistiche indicate dal nuovo allegato 1 dell'81, cioè la sospensione dell'attività imprenditoriale è possibile in caso di gravi violazioni, non più gravi e reiterate. Basta che l'ispettore arrivi nell'azienda di Lorenzo Fantini, trovi uno dei 13 casi previsti dal nuovo articolo 14, contenuti nell'allegato 1, e deve sospendere l'attività di Lorenzo Fantini. Perché, come dicono le circolari numero 3 e numero 4, che io vi consiglio di scaricare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, queste fonti io ve le cito nelle mie slide, però io vi consiglio di scaricarvele, tanto sono liberamente disponibili, quindi sono molto più puntuali rispetto a quello che vi dirò io. Potete leggere tutte le casistiche e anche le spiegazioni che l'ispettorato dà ai suoi ispettori. Quindi si tratta di circolari vincolanti per gli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E allora, come si dice in queste circolari, la legge è scritta in una maniera tale per cui se l'ispettore arriva in azienda e trova uno di questi 13 casi, deve sospendere, non ha facoltà, ma obbligo di sospendere l'attività imprenditoriale. L'unica facoltà che ha l'ispettore è di sospendere l'attività imprenditoriale non subito, ma facendo decorrere gli effetti della sospensione alle ore 12 del giorno successivo. Che succede? Mettiamo caso che arrivi in cantiere, sta svolgendo un'attività urgente, ma che se viene bloccata provoca un danno enorme al cantiere. Se si può lavorare in sicurezza, la sospensione dell'attività imprenditoriale può essere posticipata alle ore 12 del giorno successivo. Questa è una facoltà che l'ispettore ha. Caso, prima ipotesi di sospensione dell'attività imprenditoriale, lavoro nero. Allora, attenzione, perché sul lavoro nero la soglia precedente era il 20% della forza lavoro in nero, adesso invece è il 10%. Se arriva l'ispettore, trova più del 10% della forza lavoro in nero, che si deve intendere per 10%, più del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'ispezione, non tutti i lavoratori, ma quelli che sono presenti lì, più del 10% che non ha preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, l'ispettore sospende l'attività imprenditoriale. Domanda, me la faccio da solo, così perché so che qualcuno me la potrebbe fare, è una domanda classica, quindi faccio un po' come faceva Gigi Marzullo, fatti una domanda, datti una risposta. Allora, se quindi si sospende l'attività imprenditoriale, si sospende tutto il cantiere, tutta l'attività imprenditoriale? No, si sospende la parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Se siamo per esempio in un cantiere in cui ci sono più imprese, tecnicamente più imprese affidatarie, oppure un'impresa affidataria e diverse imprese esecutrici, una sola impresa esecutrice a più del 10% dei lavoratori in nero, viene sospesa solo l'impresa esecutrice, eseguite, che ha il lavoratore in nero, non l'intero cantiere. E comunque, se l'impresa ha un solo lavoratore, non è possibile sospendere l'attività imprenditoriale. Questa è una scelta del legislatore, sia per la sicurezza, sia per il lavoro nero che per la sicurezza sul lavoro. Ok?
Attenzione, è cambiato il metodo di calcolo perché non solo non è più il 20% ma il 10%, ma si considerano in nero tutti i lavoratori per i quali non c'è la preventiva comunicazione. Quindi state attenti perché è dal 2007 che è obbligatoria la comunicazione del rapporto di lavoro dipendente il giorno prima. Se non lo fate, il lavoratore è considerato in nero. Va bene? E lo capite benissimo del perché di questa norma, no? Perché nei cantieri, magari non nei cantieri di cui lavorate voi, il lavoro nero c'è, ok? Ma non solo nei cantieri, ma in generale nei rapporti di lavoro. Vado avanti. Andiamo a vedere le casistiche che sono legate alla sicurezza sul lavoro. Poi se ci sono domande me ne farete. La prima casistica è molto semplice. Se l'ispettore arriva in azienda, non trova il documento di valutazione dei rischi, allora sospende l'attività imprenditoriale. Naturalmente nei cantieri, ve l'ho già detto, il DVR non è obbligatorio averlo. Ma l'impresa edile ce l'avrà in sede. Se quindi arriva l'ispettore in sede, chiede il DVR, Lorenzo Fantini, titolare della ditta, dice non ce l'ho, oltre a farmi la sanzione, perché vi ripeto ancora una volta, la sospensione non esclude le altre sanzioni, ma si aggiunge le altre sanzioni, oltre alla sanzione per la mancanza del DVR, mi sospenderà l'attività di impresa. Ok? Attenzione perché se l'ispettore arriva e cerca il DVR, comunque mi farà una sanzione se non trova il DVR, no? Perché c'è l'obbligo di custodia del DVR presso l'azienda o presso l'unità produttiva. Attenzione, l'unità produttiva non è il cantiere, sono cose diverse. Quindi se non c'è il DVR mi farà la sanzione, ma non mi potrà sospendere l'attività imprenditoriale se entro le ore 12 il giorno successivo gli porterò il documento di valutazione dei rischi. Altra ipotesi di sospensione dell'attività imprenditoriale è la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione nomina dell'RSPP. Vado avanti, andiamo a vedere le cose che possono essere più attinenti a un cantiere. Mancanza del POS. Attenzione, il POS deve proprio mancare, mancare, cioè se in cantiere il POS non è custodito ma è stato fatto, potrà esserci una sanzione per la mancata custodia, ma non la sospensione dell'attività imprenditoriale. Se mi manca un pezzo del POS, il POS è incompleto, quindi ci sarà una sanzione perché l'allegato 15 non è stato rispettato dell'81 del 2008, ma non si potrà sospendere l'attività imprenditoriale. Stiamo attenti però ad evitare che il POS non sia considerato totalmente carente, soprattutto mi viene in mente che ovviamente il POS deve essere firmato dal datore di lavoro, comunque ci devono essere certe caratteristiche di quel documento e quindi se è incompleto non si porta alla sospensione dell'attività imprenditoriale, però stiamo attenti per evitare che poi l'ispettore non possa considerare, per esempio, il documento non firmato è come se non esistesse, no? Evitiamo di andare a contrastare, diciamo così, di portare l'ispettore a pensare che il posto non ci sia. Scusi, una domanda. Abbiamo deciso di fare domande in chat, però non. Ah, va bene. Non lo so, però visto che no, tanto ormai ci siamo, vai, vai. Vai, di Va bene. fammela. Sì, dimmi. Io avevo letto una sentenza di una corte di Cassazione in cui si diceva che la firma sul POS del datore di lavoro non è, cioè, sì, è obbligatorio perché la legge lo dice, però di fatto il POS è in capo al datore di lavoro, quindi o lo firma o non lo firma, è sempre suo, della sua azienda. Ma non Sì. ricordo la legge, Sì, la è chiaro, sentenza. perché l'obbligo di redazione del POS è in capo al datore di lavoro, ma quello che sto dicendo è esattamente il contrario, cioè siccome è l'obbligo a carico del datore di lavoro, se per disattenzione non viene firmato, ci sospendono l'attività imprenditoriale, perché giustamente l'ispettore dice, ma questo è un documento non firmato da nessuno. Ah. Non so se sono stato chiaro. Sì. Quindi evitiamo che ci siano situazioni di questo tipo, no? Quindi facciamo in modo che quindi. Ma cosa che io consiglio sempre, una domanda che mi viene fatta molto spesso, ma come faccio a garantire poi che quella POS sia riferibile al datore di lavoro? Ci vuole la data certa, eccetera? No, per me la cosa più semplice da fare è che il documento venga firmato dal datore di lavoro, mandato dalla PEC ad una PEC e quello vale data certa, altrimenti sapete benissimo che quel documento, come il DVR, deve essere firmato dal datore di lavoro. Eventualmente anche il DVR, per esempio, deve essere firmato anche dall'RLS, dall'RSPP, eccetera, eccetera. Quindi
Quindi se il consiglio che io do per il POS è firmare, innanzitutto lo firma il datore di lavoro che è soggetto responsabile. Se poi volete che non ci siano problemi sulla firma, la cosa più semplice da fare è mandare il POS da un indirizzo di PEC a un altro indirizzo di PEC e quello di vale come data certa. Però fatto sta che la nuova normativa mi prevede che la sospensione dell'attività imprenditoriale possa essere possibile. Cioè, anzi, è obbligatoria soltanto se manca il POS. Non solo, quindi il POS essere proprio mancante, non solo carente. Okay? Ecco perché vi ho detto un POS non firmato potrebbe essere considerato inesistente. E inesistente significa mancante. Ok, fatto sta che comunque non si sospende l'intera attività di cantiere, ma solo l'attività del cantiere interessata da quella violazione. Vado avanti. Altro caso di sospensione dell'attività imprenditoriale, la mancanza di formazione e addestramento. Attenzione, qua non do dobbiamo leggere bene la norma, perché la norma cosa prevede? La norma prevede che sapete benissimo che c'è tantissima formazione nell'81 del 2008, ci sono anche obblighi di addestramento, per esempio DP di terza categoria, come dispositivi di protezione per le cadute dall'alto, certi dispositivi di trattenuta sono DP di terza categoria, richiedono l'addestramento. La norma prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale se il lavoratore non solo non è formato, ma anche se il lavoratore non è addestrato. Cioè la mancanza non deve essere soltanto di formazione, le famose 16 ore, in cantiere, ma ci deve essere anche la mancanza di addestramento. Se manca la formazione o manca l'addestramento, avremo la sanzione, ma non avremo la sospensione dell'attività imprenditoriale. Perché la norma è stata scritta in maniera tale che non si sospende l'attività imprenditoriale se non manchino entrambe le cose, cioè sia la formazione che l'addestramento. E quali sono questi casi? Beh, io qui devo dire che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato molto preciso perché alla fine diciamo che ci ha detto quali sono i casi in cui è possibile la sospensione dell'attività imprenditoriale. Ve ne cito solo uno: mancanza dell'articolo non solo della formazione, ma anche dell'addestramento all'uso della piattaforma di lavoro elevabile oppure del muletto, perché voi sapete che certe attrezzature di lavoro diciamo così. Devono essere, hanno bisogno del cosiddetto patentino. Quindi, se io trovo il lavoratore che sta facendo attività da mulettista in cantiere, privo della formazione, delle 16 ore e anche dell'addestramento, si potrà sospendere l'attività imprenditoriale, altrimenti non sarà possibile la sospensione dell'attività imprenditoriale. Deve mancare sia la formazione che l'addestramento. Vado avanti, vedo un po' di domande, ma poi me le fate. Andiamo sulle questioni più specifiche dei cantieri, mancanza di fornitura di dispositivi di protezione anticaduta. Quindi, se in azienda, non solo nei cantieri, ma questa è una fattispecie che sicuramente si può applicare anche non so, vedo in chat, torno un attimo indietro, ho visto già la domanda. Stiamo parlando dell'addestramento previsto dal patentino, quindi se deve mancare sia la formazione sia l'addestramento previsto dall'accordo 22 febbraio 2012. Non si prevede un altro addestramento, si prevede quello. I casi sono quelli indicati nella circolare numero 4, mi sembra, del 2000, 2021, per cui su questo ci facciamo aiutare, diciamo così, dalla circolare. Così come vedo. Sì, Enrico, sì, la pratica prevista dal patentino ASR assolve l'addestramento? Assolutamente sì, tant'è vero che la circolare rimanda proprio all'accordo Stato-Regione del 22 febbraio 2012. Non è un addestramento diverso, c'è proprio scritto nella circolare. Allora, andando avanti, mancanza di fornitura di dispositivi di protezione anticaduta, questo significa che il datore di lavoro non ha fornito al lavoratore i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto. È diverso se invece i dispositivi sono stati forniti e non sono usati. La mia battuta, vedete, qui l'ho messa a mo' di provocazione: se un ispettore dovesse arrivare in cantiere e
e trovare lavoratori con dispositivi di protezione anticaduta forniti ma non utilizzati, e allora cosa dovrebbe fare il nostro ispettore? Ditemelo voi. Dovrebbe sanzionare il lavoratore, perché il lavoratore è obbligato a usare il dispositivo di protezione individuale e forse dovrebbe anche sanzionare il preposto che non gliel'ha ricordato, perché il preposto, se presente in quel momento in cantiere, ha l'obbligo di supervisione e vigilanza sul lavoratore. Ma se dovesse esserci un mancato utilizzo, certamente non ci può essere la sospensione. C'è sospensione per mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale. Qualcuno mi scrive in chat, non lo faranno mai. Invece è capitato a me di avere un caso con un'azienda in cui lavoro, che praticamente in cui il lavoratore che aveva ricevuto un dispositivo di protezione anticaduta, quindi un'imbragatura che avrebbe dovuto usare, è stato sanzionato per il mancato utilizzo del dispositivo, perché l'ispettore ha sanzionato il lavoratore. Quindi è vero che è molto raro, ma almeno in un'azienda in cui lavoro io è successo. Mancanza di, diciamo così, di protezioni verso il vuoto, altre casistiche, mancanza di protezioni verso il vuoto. Io qui vado veloce, però sono cose molto gravi in un cantiere, no? Mancanza di armature di sostegno, lavori in prossimità di linee elettriche senza misure di protezione, presenza di conduttori in tensione nudi senza protezioni idonee. E vado a chiudere altre casistiche, mancanza di protezione contro contatti diretti e indiretti. E gli ultimi due punti. L'ultimo è abbastanza semplice: se non si notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori, che comportano il rischio di esposizione all'amianto, che sono stati, quindi che saranno fatti i lavori di rimozione dell'amianto, allora ci sarà la sospensione dell'attività imprenditoriale. Il penultimo punto, invece, mi ci soffermo un attimo, perché è un punto delicato. Si prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale se c'è omessa vigilanza sulla rimozione e la modifica di dispositivi di segnalazione di controllo. Questa è una cosa che i lavoratori purtroppo fanno spesso. Spesso manomettono le sicurezze e sappiamo che è vietato, però allo stesso tempo sappiamo che bisogna controllarli, tipicamente attraverso il preposto, perché non lo facciano. Quindi che succede se un lavoratore commette una stupidaggine, una sciocchezza, modifica un'attrezzatura di lavoro, toglie le sicurezze di un'attrezzatura di lavoro? Dovrebbe essere sanzionato lui, ma l'ispettore rischia di sospendere l'attività imprenditoriale perché non è stato controllato quel lavoratore. Naturalmente, che succede? Che si sospenderà quell'attrezzatura, perché poi la sospensione non riguarderà tutta l'azienda, ma solo l'attrezzatura. Tornando un attimo indietro, se qualcuno si chiede, nel caso di mancanza di formazione e addestramento, se viene sospesa tutta l'azienda, la risposta è no. Perché la mancanza di formazione e di addestramento comporta la sospensione del lavoro del lavoratore non formato e non addestrato, che però, udite udite, va pagato. Perché è vero che va sospeso, non va fatto lavorare perché gli manca la formazione e l'addestramento, ma siccome la mancanza di formazione e addestramento è un problema dovuto a un mancato adempimento del datore di lavoro, il datore di lavoro gli deve dare anche lo stipendio, fintanto che non gli fa fare i corsi di formazione e i corsi di, diciamo così, di addestramento. Avvocato Grado Prego. Fitto, così lei prende fiato, rispondo a Cristina che ha fatto una domanda che riguarda invece gli RLST, quindi i rappresentanti dei lavoratori territoriali. Chiede in questo caso, siccome molte imprese hanno appunto l'RST, come faccio ad ottenere la firma dell'RST sul POS? Segnalo che in genere l'azienda dovrebbe attivare quindi il servizio dei rappresentanti dei lavoratori territoriali, utilizzando nel nostro caso il CPTO, dopodiché uno degli RST si mette in contatto con l'azienda e da quel momento in poi l'azienda fa riferimento a quell'RST. Piccolissima parentesi, l'RST non è coinvolto solo per la firma sul POS, ma anche per riunione periodica e altre casistiche appunto in cui deve essere in qualche modo intercettato anche dall'impresa stessa, ma non solo. Quindi per avere la firma, una volta che l'impresa ha un nominativo, quindi ha un RST in carne ed ossa che conosce, che è in contatto, si rivolge a lui per tutte le volte in cui c'è bisogno. Insomma, ed è in genere quello che avviene quando l'impresa appunto prende questo contatto. Quando invece fa solo l'iscrizione, diciamo così, ma non sa neanche chi sia,
cosa abbastanza grave come tante altre, purtroppo, vuol dire che appunto dovrà adoperarsi e sapere chi è, insomma, il suo referente. Sono d'accordo con l'intervento, con il tuo intervento. Io vi faccio, sì, Cristina, effettivamente mi sembra che sia chiaro quello che è stato detto. E io vi dico solo, la firma come per la firma del DVR, lo stesso vale per il POS. Se chiaramente il coinvolgimento, come è stato detto, dell'RLS o dell'RLST, perché poi il concetto è sempre lo stesso, bisogna coinvolgerli comunque. È una cosa, la firma del documento è un'altra cosa, perché la firma del documento di valutazione dei rischi e quindi di conseguenza anche del POS è una firma che l'81 vi dice che si può fare in due modi, o con la data certa, nel qual caso la firma, l'unica firma che serve è quella del datore di lavoro. Fermo restando il coinvolgimento dell'RLS e dell'RLST, sono due cose diverse, lo ripeto, no? Se invece voi decidete di utilizzare la terminologia dell'81 che dice firma, il DVR deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione, quindi se decidete di andare sulla firma invece cartacea, allora dovete fare in modo che oltre alla firma del datore di lavoro, che rimane l'unico soggetto obbligato, ci mancherebbe la firma del DVR o del POS, ci siano anche le firme degli altri, cioè del medico competente, dell'RLS o dell'RLST. E dell'RSPP. Perché? Perché quelle firme servono non per la responsabilità del documento che rimane a capo del datore di lavoro, ma solo per la prova della data. Avete capito? Quindi fateci una riflessione, voglio dire. Anche perché una cosa che vi dico in generale, tutti i documenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono anche essere tenuti solo su supporto informatico. Quindi se voi decidete di utilizzare dei sistemi che permettono di generare un POS a data certa, non avete bisogno della firma degli altri soggetti dal punto di vista giuridico. Coinvolgerete l'RLST, come ha detto giustamente l'architetto, per gli aspetti ovviamente di condivisione dei contenuti del documento, ma non dal punto di vista della firma del documento, per gli aspetti puramente di firma del documento di valutazione del rischio del POS. Ok, quindi era una cosa che vi volevo sottolineare. E in generale l'81 prevede che tutti i documenti, compresi gli attestati, i corsi di formazione, il DUFRI, tutto quello che volete, possono essere tenuti su supporto informatico a condizione di generare un documento immodificabile. Ma è solo uno spunto di riflessione che vi volevo lasciare. Vado avanti. Altro obbligo introdotto, questo è un obbligo che mi piace poco. Però cioè, ne dobbiamo tener conto e potrebbe avere un impatto importante anche nei cantieri, ed è l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro nel caso di avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali. Perché c'è questa norma? Perché purtroppo in Italia noi abbiamo spesso delle aziende, non tutte le aziende, no, assolutamente non tutte. Qualche azienda che si ritiene furba e quindi invece di stipulare contratti di lavoro dipendente per ragioni fiscali, per ragioni economiche, simulano un rapporto di lavoro dipendente e lo nascondono dietro una prestazione di lavoro autonomo occasionale. E allora la legge 215 prevede che in questi casi il datore di lavoro committente debba comunicare il giorno prima dell'instaurazione del rapporto con lavoratori autonomi occasionali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la vecchia Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Attenzione, ci sono due note molto importanti, una dell'11 gennaio 2022, l'altra del 27 gennaio 2022, che chiariscono di che cosa si tratta l'obbligo e quando non si applica l'obbligo. Per esempio, non scatta l'obbligo di comunicazione della prestazione di lavoro autonomo occasionale se la prestazione è di natura intellettuale, quindi se io devo fare, cioè la prestazione che sto facendo adesso, che è una prestazione di tipo intellettuale, non è soggetta, anche se io sono un lavoratore autonomo, non è soggetta alla comunicazione preventiva, così come non lo sarà la prestazione del docente, così come da un altro punto di vista non lo sarà la prestazione di chi, immaginiamo una ditta individuale, si affaccia un'attività da ditta individuale, fatturata come attività da ditta individuale. Quindi ciò che non genera l'obbligo è, per esempio, la prestazione del lavoratore a partita IVA, non rientra nell'obbligo di comunicazione
del rapporto di lavoro autonomo occasionale. Comunque, leggetevi le due circolari dell'11 gennaio e 27 gennaio 2022 che vi spiegano quando non scatta l'obbligo. Se siete nel dubbio, vi conviene fare la comunicazione, perché la buona notizia è che la comunicazione non richiede una PEC, ma si può fare con un semplice SMS al numero di telefono messo a disposizione dalla sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro oppure all'indirizzo di posta elettronica. Basta un messaggio di posta elettronica in cui indicare quelle quattro cose che servono, che sono indicate nelle circolari la cui lettura vi ho già rinviato, quindi di che contratto si tratta, qual è l'ammontare, qual è la persona e così via. A cosa serve? A mettere nelle condizioni l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di fare i controlli. Molto semplice. Vado avanti e andiamo a un'altra novità. Ecco, questa è una novità su cui secondo me ci saranno più domande, e cioè la famosa identificazione del preposto. Di cosa stiamo parlando? Di una norma introdotta dalla legge 215 che impatta moltissimo. Qui vedo su una chat una domanda che mi aspettavo, adesso l'ho intercettata al volo. Se un gruppo di lavoratori autonomi opera spesso insieme, se un gruppo di lavoratori autonomi parte col furgone, rientra con lo stesso furgone, è un'impresa di fatto, lo sappiamo, no? È un'impresa di fatto. Ed è un Però grande magari problema. loro, sì, però magari loro, cioè, capisco questa cosa, l'impresa di fatto, però magari sono dei gruppi, perché mi è capitato, che di fatto se oggi prendo il lavoro ti chiedo una mano, andiamo a fare cantiere, domani lo prendi tu perché Sì, andiamo a però fare. dobbiamo essere chiari, il lavoratore autonomo, secondo l'81, è il lavoratore che lavora da solo. Cioè, un gruppo di lavoratori autonomi che fanno lo stesso lavoro è molto rischioso, lo dico subito. Cioè, perché si rischia che poi un organo di vigilanza lo consideri un'impresa di fatto, Certo, quello che dico no? sempre io a questi lavoratori autonomi, però di fatto, cioè, Lo so, loro. ma perché. C'è una, io capisco, perché lo capisco benissimo, no? Noi lo capiamo tutti, perché le dinamiche dei cantieri sono quelle per cui ci sono anche una serie di questioni economiche, una serie di questioni fiscali, però ricordiamoci sempre che la normativa di sicurezza è sempre più legata alla sostanza che alla forma, no? Quindi bisogna spiegare a questi lavoratori che se poi succede l'infortunio, speriamo che non ci sia. È difficile dire che poi noi non li avevamo visti lavorare insieme come se fossero un'impresa, capito? Cioè, è un Sì, è problema per il CSE, è un problema per le ditte. Io lo so, ho capito cosa vuoi dire, però ci dobbiamo dire la verità. vero. No, infatti, cioè, capisco, no, sono d'accordo, più che altro diciamo che, non lo so, sono d'accordo con te. Bisogna, glielo dobbiamo dire che è una criticità, capito? Perché poi l'81 gli obblighi dei lavoratori autonomi li mette da una parte, gli obblighi delle imprese li mette da un'altra. Quello è Cioè, stato un se io grosso poi. errore nel 1981, cioè la Sì. formazione, la questione della sorveglianza sanitaria sul lavoratore Ma autonomo. esatto, perché poi il lavoratore autonomo, e poi chiudiamo, il lavoratore autonomo, se è vero lavoratore autonomo, non è tenuto ad avere sorveglianza sanitaria, non è tenuto ad avere la formazione. Ma nel momento in cui, e ci sono tante sentenze che lo dicono, nel momento in cui il lavoratore autonomo di fatto sta svolgendo un'attività insieme ad altri lavoratori autonomi, è molto molto probabile che un giudice lo considererà come parte di un'impresa e allora a quel punto ci sarà qualcuno di questi lavoratori autonomi che sarà datore di lavoro degli altri. E figuriamoci se ha fatto il posto, figuriamoci se ha fatto la formazione. Siamo nei guai, no? Perché ce lo dobbiamo dire, ma è un tema delicato, non è un tema che si può risolvere oggi, no? Però noi lo dobbiamo dire che purtroppo il vero lavoratore autonomo deve essere autonomo, non deve essere parte di un'organizzazione. Questa è l'unica cosa che io posso dire. Ok. Va bene, vado avanti. Allora, preposto, ci tengo molto, prima di, allora, l'obbligo del preposto, adesso ne parliamo, è un obbligo che io voglio commentare con voi. Vedete che sono partito da lontano, ma non ci metterò molto perché è un discorso che ho affrontato già varie volte, quindi però 5 minuti me li prendo. Perché se noi andiamo a analizzare la novità, perché cosa prevede la legge 215? L'obbligo di individuare il preposto. E in più ha cambiato la legge 215 un po' i compiti del preposto. Io però vi voglio sottolineare,
alcune cose, cioè che la legge 215 non ha cambiato, per esempio, la definizione del preposto, e che comunque rispetto al preposto noi abbiamo 40 anni di giurisprudenza. Quindi non è che la legge 215 ha stravolto questo stato di cose. Non ha imposto, per esempio, che il preposto debba essere sempre fisicamente presente in ambienti di lavoro. Non lo dice la legge 215. Non va a stravolgere la funzione del preposto, la definizione del preposto. Ecco perché io parto da lontano e certe cose ve le ricordo, perché altrimenti, a mio parere, non riusciamo a capire in che cosa consiste l'obbligo di identificazione del preposto e non lo riusciamo nemmeno a gestire. Allora, innanzitutto, articolo 2,1, lettera E dell'81. Chi è il preposto? Il preposto è quella persona che, diciamo, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Quindi sovrintende l'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute. Come vedete, quindi, la giurisprudenza ci dice anche che è una posizione intermedia tra il datore di lavoro e il dirigente da una parte, se ce ne sono, altrimenti dal datore di lavoro, e dall'altra parte ai lavoratori. Quindi è un soggetto che ha bisogno di avere almeno, al minimo, un'altra persona che deve sovrintendere e vigilare. Questo perché ve lo dico? Perché tuttora mi fanno spesso la domanda, e magari qualcuno di voi me la vorrebbe fare, ma così anticipo la possibile risposta. Il preposto che lavora, la persona che lavora da solo è un preposto? La risposta è no, non esiste la figura del preposto di se stesso. Chiaro? Perché se leggete la norma ci deve essere corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Quindi già di per sé il concetto di preposto di se stesso non esiste. Ci deve essere un'organizzazione del lavoro per cui quella persona si colloca a metà tra i lavoratori da una parte e il datore di lavoro e il dirigente dall'altra. Quindi ci deve essere un'organizzazione che lo permette, come dice la giurisprudenza. Facciamo un esempio. Secondo voi ha senso che ci sia un preposto? Faccio un esempio assurdo che io faccio sempre, mica tanto. Siccome la normativa di salute e sicurezza sul lavoro si applica a tutte le aziende, immaginiamo che io sia il gestore di anzi, il proprietario e gestore di un'edicola che ha un dipendente. Allora, scusate, ma l'identificazione del preposto significa che io devo identificare il mio dipendente come preposto? No, è assurdo, perché manca quella forma, diciamo così, di organizzazione che rende necessaria la presenza del preposto come individuazione. Quindi, a mio parere, un caso del genere, o facciamo un altro esempio, azienda, impresa edile con il titolare della ditta che sta in cantiere e ha un lavoratore, ma secondo voi il preposto può essere preposto di se stesso? No. E se ha due lavoratori e il datore di lavoro sta in azienda, deve individuare il preposto? Secondo me no, perché non è quello che dice l'81. Si individua il preposto quando l'organizzazione del lavoro è tale per cui c'è bisogno che chi svolge certe funzioni, che sono tipicamente le funzioni del capo cantiere, perché ricordatevi che la giurisprudenza che parla del preposto da sempre dice che il capocantiere è preposto, ok? Ci deve essere una forma di organizzazione del lavoro per cui quella persona di fatto svolge quella funzione. Attenzione, l'81 non dice che il preposto deve essere sempre fisicamente presente, eh? E la giurisprudenza dal 1998, in realtà anche prima, 1989, poi nel 98 fatto uscire la famosa sentenza 108 che vedete a video, cosa ci dice? Ci dice che il preposto non deve essere sempre fisicamente presente in ambiente di lavoro, non c'è un obbligo di presenza ininterrotta, né è stato introdotto dalla legge 215, vi faccio presente, però la stessa giurisprudenza ci dice che la funzione del preposto è quella di non essere fisicamente presente, ma quando si è presenti si svolgono quelle funzioni. Quindi, a mio parere, nel momento in cui l'organizzazione decide che ci sia necessità che certe persone siano preposte, cioè identifica determinati preposti, ovviamente gli deve dire che poi in cantiere debbono intervenire, quando ci sono, debbono dire ai lavoratori di usare il DPI, debbono richiamare i lavoratori che non rispettano le disposizioni di sicurezza.
Non viene meno soprattutto un altro principio fondamentale, cioè il principio per cui, il cosiddetto principio di effettività, il preposto, lo dice l'articolo 299 dell'81, come il datore di lavoro e come il dirigente, è un ruolo di fatto, cioè il preposto è un ruolo che deriva dall'esercizio concreto delle funzioni. Questo la giurisprudenza lo dice da sempre, si può essere preposti senza mai aver avuto una lettera, senza mai aver avuto un incarico, senza mai aver avuto una delega. E lo dice l'articolo 299 dell'81. Detto questo, Avvocato, voglio che... Sì, prego, prego, vai. c'è Gianni Presepi che fa una domanda appunto che in qualche modo forse ha avuto parzialmente risposta. Quindi il datore di lavoro che dichiara di essere preposto in un cantiere non può essere preposto e se sì ha necessità di formazione specifica? Allora, io penso, però è la mia opinione, perché siamo di fronte a una norma nuova, che in un'organizzazione del lavoro in cui il titolare della ditta sta in cantiere con una certa regolarità, quindi stiamo parlando di una persona che, una di piccola ditta edile, uno, due, tre lavoratori, con il titolare della ditta che sta proprio in cantiere, non ha bisogno del preposto, mi segui? Perché penso che quella funzione sia assorbita dal datore di lavoro, cioè nelle realtà più piccole, quella funzione può essere assorbita dal datore di lavoro. Attenzione, questo giustamente mi fa la domanda la persona, Gianni mi sembra che fosse, che mi chiede: ma allora deve fare il corso da preposto? Beh, al momento io direi di no, perché non è ancora chiaro quale sia l'impatto della nuova normativa e non c'è ancora l'obbligo di formazione del datore di lavoro. O meglio, non è Sicuramente stato specificato perché. non è stato specificato, quindi io direi di no. Però può darsi che magari questa cosa possa essere oggetto di regolamentazione, poi lo vedremo più avanti, perché entro il 30 giugno del 2022 dovrebbe uscire un accordo in conferenza Stato-Regioni che a quel punto magari ci dirà che il datore di lavoro che svolge le funzioni del preposto dovrà fare il corso da preposto, ma io questo al momento dico di no, sinceramente non credo. Se poi il datore di lavoro, allora certamente il datore di lavoro RSPP non lo deve fare. Perché se il datore di lavoro ha già il compito di RSPP, ha già fatto il corso di RSPP, lo prevede l'accordo 7 luglio 2016 e ha assorbito il corso da preposto. Mentre con la nuova disciplina, cioè con la necessità di individuare il preposto, a mio modesto parere non è obbligatorio al momento. Se poi il nostro datore di lavoro è persona che diciamo è persona che vuole farsi il corso di formazione da preposto, se lo faccia, ma io credo che non sia obbligatorio, non è prevista al momento questa obbligatorietà. Questa è la mia risposta. Ok? C'è È una domanda che mi fanno in tanti, però. Sì. una precisazione di enunziato appunto che riguarda appunto, credo, i preposti, insomma. Ad oggi molti CSE lo chiedono. Immagino che nel buon senso ci sia dietro appunto l'idea che se è appunto un imprenditore e ha quel ruolo lì, a meno che conoscesse qualcosa. Quindi non so se ho Ma questo è interpretato bene. giusto, io sono d'accordo, però per il momento, ragionando puramente in termini giuridici, non mi sembra obbligatorio, ok? Però, se ripeto ancora una volta, se io sono un datore, allora, se sono un datore di lavoro che ha fatto i corsi RSPP, CSE dovrebbe già sapere che quel datore di lavoro RSPP ha un corso che assorbe quello da preposto, Quello sì, ok? però a volte nella casistica precedente, cioè datore di lavoro di due dipendenti, tre dipendenti che tendenzialmente è sempre in cantiere, molti CSE chiedono l'attestato di preposto, perché Ma facendo. non c'è il fondamento. Qual è il fondamento giuridico? Perché innanzitutto io sto dando un'interpretazione mia rispetto all'obbligo di individuazione e quindi è una mia interpretazione. Se quindi al momento, perché siccome è preposto di fatto, allora deve fare il corso di formazione da preposto. Sinceramente, al momento l'unico soggetto che non ha l'obbligo di formazione è il datore di lavoro. È previsto nell'accordo che uscirà un accordo che lo preveda, ma se io mi devo esprimere in termini giuridici dico che non è obbligatorio. Poi per carità, se il CSE lo chiede, ci farà diciamo, una chiacchierata, ci faremo una chiacchierata col CSE. Non è nemmeno sbagliato, come diceva giustamente l'architetto prima, non è sbagliato, diciamo, in termini generali, che il datore di lavoro abbia una sua conoscenza della sicurezza, no? Questa è la ragione per cui si prevede l'obbligo di formazione del datore di lavoro. Però, sinceramente, mi sembra che si va un po' oltre.
parlo del CSE che lo chiedono, chiedere il corso di formazione da preposto per il datore di lavoro che svolge le funzioni di preposto. Però è interessante, questa è una questione interessante su cui possiamo discutere perché la norma è nuova, per cui non è che ho certezze, no? Cioè, vi posso dire quello che è quello che vi sto dicendo, devo dire, poi però ve lo sottolineo, tra qualche ora dovrebbe uscire un atto ufficiale del Parlamento, cioè una relazione del Parlamento sulla legge 215, in particolare relativa alla posizione del preposto, che confermerà quello che vi sto dicendo, vale a dire che l'individuazione del preposto non è un'individuazione obbligatoria, ma dipende dal tipo di organizzazione aziendale. Ok? Quindi la discrezionalità del datore di lavoro nell'individuare il preposto non può venir meno, cioè la legge 215 non dice che è obbligatoria l'individuazione del preposto, dice che le organizzazioni si devono in qualche modo organizzare, appunto, scusate il gioco di parole, per capire se hanno dei preposti e capire se sono stati formalmente individuati. Formalmente individuati che cosa significa? Adesso poi la leggiamo la norma, vi spiego subito cosa penso io. Individuare innanzitutto non è nominare. E so che molti stanno discutendo su questo. Se il legislatore avesse voluto la nomina, avrebbe scritto nominare, invece ha scritto individuare il preposto. Individuare il preposto è possibile in diversi modi. Per esempio, l'individuazione del preposto si può fare, vi faccio un modo che vi dico una modalità che vi è molto conosciuta. Nel POS è già obbligatoria l'individuazione di chi svolge le funzioni di capocantiere o no? Già l'allegato 15 lo prevedeva. Quindi, se io nel POS individuo il capocantiere, ma secondo voi ho bisogno della nomina? L'ho individuato con il POS? Lo stesso dicasi se l'individuazione avviene attraverso il documento di valutazione del rischio, che dice tutti i lavoratori che svolgono determinate funzioni si devono ritenere preposti. Oppure si può fare con un atto di natura generale o si può fare con le classiche lettere, cioè in qualunque modo si renda chiaro chi sono i preposti. Questo dico io. E guardate che sarà pure quello che vi dirà la relazione del Parlamento, che io ho avuto occasione di leggere in anteprima. Va bene? La cosa fondamentale è che io, da dicembre, da quando è entrata in vigore la legge 215, quindi dal 21 dicembre del 2021, tutte le organizzazioni debbono avere in qualche modo formalmente individuato il preposto, con qualsiasi atto da cui si risulti quali sono i preposti. E naturalmente i preposti che sono individuati devono aver fatto il corso. Quindi su questo sì, cioè se il preposto c'è, il preposto ha fatto il corso. Per fare una battuta che va in giro su online, mi piace molto, anche sui social, il preposto è chi il preposto fa. Come si direbbe parafrasando un bellissimo film con Tom Hanks, ed è vero, però deve aver fatto il corso. Quindi individuare il preposto con qualsiasi strumento utile all'individuazione. Se manca quell'individuazione, ci rendiamo conto che abbiamo uno, due, tre persone che quella funzione di preposto la svolgono, allora andiamo a fare una nomina. Sono d'accordo, potrebbe essere opportuno, ma non c'è l'obbligo di nomina. Ok? Segnalo una Questo. presentazione di Maddalena riguardo appunto la formazione del datore di lavoro. Immagino che si riferisca ai crediti che uno che ha fatto la formazione di datore di lavoro vale anche per quella da preposto. Non so se ho capito bene, Maddalena. Sì, no, ma è quello che avevo detto io, Maddalena, hai ragione, è quello che avevo detto anch'io, ma chiaramente però l'accordo prevede, l'accordo 7 luglio 2016 nella tabella dei crediti formativi, prevede che questo valga per il datore di lavoro che ha fatto il corso RSTP, mentre il nuovo corso datore di lavoro non sappiamo di quante ore sarà, no? È regolato dall'accordo, tra poco ve lo dirò, che dovrebbe uscire entro il 30 giugno del 2022. Quindi hai ragione, ma l'ho già detto anch'io. Cioè, il datore di lavoro che ha fatto il corso RSPP non ha bisogno di fare il No, corso vale da anche per il preposto. datore di lavoro Presumo che che i ha fatto il CSE corso di cui si RSPP. parlava prima facessero riferimento a un datore di lavoro che svolge di fatto la funzione del preposto, ma non è anche RSPP, perché altrimenti sarebbe infondata la richiesta del CSE. La tabella dice chiaramente anche dirigente, cioè la formazione dirigente datore di lavoro da 16 ore vale No, per ma quella la da 16 formazione ore. di quella non è formazione datore di lavoro, quella è formazione dirigente, non è formazione datore di lavoro.
dirigente, datore di lavoro e la stessa formazione. La stessa riga vale anche No, da no, persona. no, 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 la formazione delle 16 ore è formazione da dirigente, non è dirigente datore di lavoro. Se poi qualche datore di lavoro ha fatto la formazione da dirigente, a maggior ragione hai ragione tu. Ma quella è formazione dirigente, non è formazione datore di lavoro. Formazione dirigente, datore di lavoro. No, no, scusa, no, sono sicuro. Sono sicuro perché se mi permetti, io sono uno di quelli che l'ha scritto, gli accordi. Non quello del 7 luglio 2016, però l'accordo del 21 dicembre 2011, punti relativi alla formazione dirigenti, non è formazione dirigente datore di lavoro, è formazione dirigente. Poi c'è la formazione datore di lavoro che svolge i compiti e servizi dell'RSPP. Altrimenti che senso avrebbe la previsione attuale di prevedere l'obbligatorietà del corso di formazione per datore di lavoro entro il 30 giugno 2022? Quindi io sono sicuro di quello che sto dicendo, magari hai ragione tu, però poi andranno a leggere gli altri, vediamo se hai ragione tu o ragione io. Non No, è nella necessario. la formazione per dirigenti, non datori di lavoro. No, non esiste il dirigente datore di lavoro, esistono i datori di lavoro che hanno deciso di fare i corsi da dirigenti e bene hanno fatto, perché pur non avendo l'obbligo di fare il corso da dirigenti, hanno fatto il corso da dirigenti. Se dovesse essere capitato questo, ovviamente Maddalena ha perfettamente ragione, cioè quel corso da dirigenti assorbe il corso da preposti, perché molto banalmente il corso da dirigenti è da 16 ore, quello da preposti è da 8 e quindi hanno fatto più ore rispetto alle ore che deve fare il preposto, ma la formazione datore di lavoro dirigente non esiste. Ok? Vado avanti. Allora, leggiamo la norma però velocemente, che poi andiamo invece sulla formazione, un altro tema importante. La norma dice che è obbligatorio per il datore di lavoro e i dirigenti individuare i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. È quello che vi ho detto, secondo me, non impone una nomina, ma impone l'obbligo di individuazione dei preposti. Quindi, il secondo comma della norma prevede che gli accordi, i contratti collettivi di lavoro, c'è qualcuno con il microfono aperto, se potesse per favore chiuderlo, grazie. Allora, attenzione, non pensiamo che ci sia un diritto del preposto ad avere una somma di denaro. Qua chi ha scritto la norma ha voluto dire che in futuro si potrà trattare della possibilità che il preposto abbia una somma di denaro per lo svolgimento della sua attività. E quindi sicuramente è un tema interessante che si potrà discutere, però per il momento il preposto non ha questo diritto, il datore di lavoro non ha quest'obbligo. Poi se i contratti e gli accordi collettivi ne discuteranno, lo vedremo. Ultimo punto, il preposto non può subire pregiudizio alcuno per lo svolgimento della sua attività. Perché c'è scritto questo? Perché è cambiata la normativa relativa all'iscrizione dei compiti del preposto, vedete? E a un certo punto nella nuova norma si dice una cosa interessante, cioè la norma è uguale alla precedente, però si dice: il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, cioè intervenire sui suoi colleghi per modificare le non conformità comportamentali. Se non ci riesce, se il preposto ci riesce, finisce qui. Cioè il compito del preposto viene riscritto in maniera più chiara rispetto al passato. Dopo le prime quattro righe che sono uguali, le altre invece sono un po' diverse. E si dice: il preposto interviene per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Punto. Quindi se il preposto trova, mettiamo un capocantiere, formato come preposto, individuato e formato come preposto, trova un collega privo di protezione di sicurezza al quarto piano, in un'area in cui è di un cantiere in cui è obbligatorio utilizzare il dispositivo di sicurezza, gli dice: metti il dispositivo di sicurezza e il lavoratore se lo mette, compito del preposto è finito. Che succede se però il lavoratore insiste? Quindi, in caso di mancanza o ottemperanza delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompe l'attività del lavoratore. È chiaro che deve fermare il lavoratore per tutto il tempo che è necessario a metterlo in sicurezza, aggiungo io, informando i superiori diretti.
Quindi sia chiaro, caro preposto, che tu lo devi fermare il collega che insiste e devi dirlo al superiore, potrebbe essere il datore di lavoro, potrebbe essere il dirigente, il quale si spera che interverrà come? O con un'azione disciplinare, ma io non sono tanto favorevole all'azione disciplinare, ma magari dicendo al preposto, ma scusa, fatti una riunione con lui e con tutti e per favore parla nuovamente dell'importanza dell'uso del DP, oppure al prossimo corso di formazione. Ne parliamo, cioè interventi di correzione di questo tipo, io credo. Anche il linguaggio che viene usato dal legislatore è un linguaggio nuovo, si parla di non conformità comportamentali, diciamo così, di modifica del comportamento non conforme, cioè si va a incidere sui comportamenti individuali. Vedete, chi l'ha scritto ha letto la giurisprudenza, ha letto soprattutto le procedure delle grandi aziende. Un altro punto della norma che è cambiato. Il punto in cui si dice che il compito del preposto è anche rilevare le deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro. Non è detto che l'intervento sia relativo al controllo dei propri colleghi, ma un intervento che è relativo alla segnalazione di situazioni di pericolo rilevate durante la vigilanza. C'è un problema con quella fune di trattenuta, secondo me, rovinata, no? E cosa deve fare il preposto? Ma scusate, le cose che ha sempre fatto, cioè. Se c'è necessità, vedete, se necessario, non è obbligatorio, interrompere temporaneamente l'attività e comunque segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Quindi ci si aspetta un'attività nei confronti dei propri colleghi e nei confronti di tutte le situazioni di pericolo. Per esempio, io potrei essere preposto di un'impresa affidataria e mi rendo conto che i lavoratori dell'impresa esecutrice stanno facendo il lavoro in maniera molto pericolosa. Sono legittimato a interrompere temporaneamente l'attività? Secondo me sì, perché qui si parla di condizioni di pericolo rilevate durante la vigilanza. Quindi è chiaro che il preposto dell'impresa affidataria, secondo me, non deve andare a dire ai lavoratori dell'impresa esecutrice come devono lavorare. Non è compito suo. Ma se rileva che quel lavoro si sta svolgendo con modalità troppo pericolose, può interrompere temporaneamente l'attività? Secondo me sì, perché rientra tra le prerogative obbligatorie del preposto. Quindi ecco perché la norma, torno un attimo indietro, ci dice che il preposto non può subire pregiudizio per lo svolgimento della sua attività. Se io sospendo l'attività lavorativa, nessuno mi deve dire che ho sbagliato, perché sto facendo esattamente quello che la norma mi chiede di fare. Quindi, caro datore di lavoro, tu non mi puoi recare pregiudizio perché io ho fatto esattamente quello che mi si chiede di fare. Sì, prego, prego. Ci sono domande? Sì, ne approfitto penso che Silvia abbia già avuto la risposta, ma per scrupolo chiede se sono già usciti i corsi per datore di lavoro, si saprà dopo, d'accordo. L'avvocato l'ha già detto, credo chiaramente. Allora, no, lo ripeto senza problemi, non ci sono problemi. Allora, i corsi che sono già regolati sono i corsi da datore di lavoro che svolge i compiti RSPP e sin dal 2011 noi sappiamo che sono corsi da 16, 32, 48 ore, settori a rischio alto sono 48 ore. E quindi lo sappiamo, ma solo se il datore di lavoro svolge i compiti RSPP. Poi per completare la risposta precedente, gli altri corsi che sono regolati sono quelli da dirigente. Se poi sono svolti qualche datore di lavoro, se ha fatto già i corsi da dirigente, ha fatto bene, intendiamoci, ma non c'era l'obbligo di farlo. Invece il corso datore di lavoro non RSPP è previsto da una norma che tra poco commenterò a tutti, che prevede che entro il 30 giugno 2022 uscirà un accordo in conferenza Stato-Regioni che dovrà regolare il numero di ore. Quindi la risposta è che non sappiamo ancora. Qual è il numero di ore, le procedure, non sappiamo nemmeno se si potrà fare in e-learning, lo dovrà decidere l'accordo entro il 30 giugno 2022, che prevederà l'obbligo, quello sì, sarà obbligatoria la formazione del datore di lavoro, ma non è uscito ancora nulla e non vi posso nemmeno dire nulla di riservato, perché al momento nemmeno io ho informazioni se questo lavoro sia in corso oppure no. Ok? Posso esprimere, rubando 10 secondi, la mia soddisfazione invece per il fatto che comunque ci sarà questa formazione. Adesso non vorrei sembrare, insomma, così Io patetico sono. questo intervento, ma insomma, sono molto contento veramente perché in tanti anni di formazione ho incrociato spesso datori di lavoro che poi parliamo non di quelli che vanno alle Bahamas e quindi sono datori di lavoro e possono disinteressarsi delle dinamiche
come dire, operative, organizzative, insomma, dell'azienda, ma di gente che poi lavora in cantiere a fianco con i propri dipendenti, che non abbia nessuna forma di formazione molte volte e conoscenze proprio minime. Guarda, io sono totalmente d'accordo. Infatti, io quando è uscita la norma sono stato molto contento. In realtà, l'ho detto, io l'ho sempre voluta quella previsione, l'avrei voluta anche nel 2011, quando ho partecipato alla stesura dell'originario accordo, ma si opposero Confindustria, CNA e Confartigianato, devo fare nomi e cognomi di chi si oppose, dicendo che era un costo esagerato per le aziende, che gli imprenditori già sapevano cosa fare sulla sicurezza, cosa che purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi non è così. Trovo positivo, ecco, se dovessi scrivere io trovo molto positivo la previsione. Spero che non si esageri col numero di ore, perché a mio parere non abbiamo bisogno di fare troppe ore ai datori di lavoro, ma solo di fargli capire l'importanza di correlarsi con le CSE, con l'RSPP, quindi fare un corso più culturale che tecnico. Perché se il datore di lavoro vuole fare RSPP, si fa un corso tecnico. Se invece è un datore di lavoro imprenditore, come giustamente hai detto tu, è importante che sappia quanto è rilevante la prevenzione degli infortuni, che si deve correlare con certe figure che possono essere CSE, gli RSPP. Quindi io ne farei più una questione generale, più che tecnica. Non so se sono stato chiaro. Cioè, però, insomma, vediamo poi cosa ci dirà la conferenza Stato-Regioni sul corso del datore di lavoro. Io lo trovo una cosa positiva, sono d'accordo con te. Tant'è che l'ho detto già 6 anni fa in una proposta come direttore dei quaderni di AIFOS, sono tuttora direttore dei quaderni di AIFOS. 6 anni fa l'Associazione Italiana Formatori di Sicurezza fece una proposta in questo senso, che poi adesso è stata recepita. Quindi, da in tempi non sospetti, ho sempre detto che secondo me era opportuno inserire l'obbligo formativo, perché quei datori di lavoro che erano andati volontariamente a fare corsi dirigenti erano talmente pochi che alla fine è stato necessario introdurre l'obbligo. Quindi vado avanti, c'è l'obbligo di individuazione del preposto, si riverbera anche negli appalti. Infatti l'articolo 26 dell'81, diciamo che richiede, adesso così rispondo al volo alla domanda in chat. Si prevede l'obbligo per i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di individuare al datore di lavoro committente quali lavoratori svolgono funzioni da preposto. Attenzione, perché la norma si applica anche ai cantieri, quindi anche alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici nei confronti del datore di lavoro committente, non del privato committente. Il privato Lorenzo Fantini non è un datore di lavoro committente, no? È un privato, è un committente. Ma se invece abbiamo a che fare con un datore di lavoro committente, potrebbe chiedere alle imprese affidatarie ed esecutrici il nominativo dei preposti e le imprese devono indicare quelli che sono i lavoratori che svolgono queste funzioni. D'altronde vi ricordo che già il POS, e ve lo ripeto, ve l'ho già detto, all'allegato 15 prevedeva come contenuto obbligatorio l'identificazione di chi svolge le funzioni di capo cantiere. Quindi in realtà non è una cosa tanto, tanto rivoluzionaria, secondo me. Su questo, se vi volete fare una bella lettura, tra l'altro con dei riferimenti giuridici e anche organizzativi molto buoni, leggete l'articolo dell'ingegner Catanoso di qualche giorno fa, di una decina di giorni fa, che si chiama La scoperta del preposto. Lo trovate su Punto Sicuro. Lui dice le stesse cose che sto dicendo io, cioè che l'individuazione del preposto non è la nomina, vi spiega anche l'impatto che l'individuazione può avere nei cantieri e fa delle riflessioni che trovo assolutamente in linea con quello che prevede la norma e che poi è quello che vi sto dicendo anche io. Però, insomma, una lettura che vi consiglio, sono poche pagine, che trovate su Punto Sicuro, un sito assolutamente che conoscete, non avete bisogno di essere abbonati perché è un articolo la cui consultazione è libera. Quindi una bella lettura, secondo me. Vado avanti. Simone ha fatto una Sì. domanda che è un po' lunga, ma Vai, vai. non so se sono in grado di assumerla velocemente, ma appunto aveva, credo, questo dubbio sui casi di nomina del preposto, insomma, quando si tratta appunto di catena di subappalto o solo alle imprese effettivamente svolgono attività in cantiere con lavoratori e mezzi propri. Non lo so, qua bisogna fare un'analisi dell'organizzazione. In generale, do una risposta generale.
Casi del genere bisogna analizzare le organizzazioni di riferimento e capire se quelle organizzazioni richiedono, non dico la presenza fissa perché questo non è richiesto, ma comunque consigliano la presenza di un preposto, nel qual caso si procede all'individuazione, altrimenti no. Non vorrei, diciamo, perché diciamo che la norma più che altro ci impone di fare questo tipo di analisi, cioè cercare di capire se nell'ambito dell'azienda oppure nelle attività in appalto, in subappalto, sia necessaria l'individuazione di soggetti che già non siano stati individuati. Questo è lo sforzo che noi dobbiamo fare. Quindi bisognerebbe analizzare bene come sono strutturate questi appalti, questi subappalti, per capire se è necessario individuare uno o più preposti, come prevede la norma. Non lo so se ho risposto, altrimenti dovremmo fare un'integrazione. Allora, formazione, vado verso, ecco, il punto che stavamo vedendo prima. L'impresa affidataria deve comunicare al committente il nominativo. Sì, Simone, l'ho detto, lo prevede, perché in realtà la norma si riferisce all'articolo 26, però anche con ANCE, io ho appena contribuito a scrivere qualche settimana, ormai è passato un mese, una pubblicazione di ANCE sui ruoli in materia di cantieri, che è liberamente disponibile per tutti, in cui diciamo, diamo per scontato che questa norma si applichi anche ai cantieri. Quindi l'impresa affidataria deve comunicare al datore di lavoro committente, non al committente, chi tra i propri lavoratori svolga le funzioni di preposto. E ricordiamoci che ovviamente i preposti devono comunque aver fatto il relativo corso. Va bene? Oh, bene, qualcuno, Michele, giustamente, bravo Michele. Hai mandato il link dell'articolo di Catanoso, di Carmelo Catanoso, che io trovo un articolo molto centrato su questa storia della individuazione del preposto. Quindi ti ringrazio e quindi voi potete sfruttare il link che Michele molto gentilmente ha mandato online. Sono previste sanzioni a carico del preposto. Questo è interessante. Sì. Se il preposto non fa il suo lavoro, ha delle sanzioni, alternativa arresto ammenda. Quindi sì, la posizione del preposto è una posizione di responsabilità, ma vi faccio presente che l'obbligo del preposto non è un obbligo introdotto dalla legge 215, era già presente nell'81 del 2008 e le sanzioni penali non sono state toccate. L'unica cosa che la legge 215 ha fatto è stato ridisegnare il ruolo del preposto e porre a carico del datore di lavoro e dirigente, perché è un obbligo delegabile, non è un obbligo inderogabile, quindi non è detto che sia il datore di lavoro, ma l'individuazione potrebbe essere fatta anche dal dirigente, l'obbligo di individuare uno o più preposti. Quindi le sanzioni non sono state cambiate, quindi il preposto può rispondere del non aver fatto ciò che avrebbe dovuto fare, e aggiungo che la giurisprudenza dice che le responsabilità del preposto ci sono anche se il preposto non è stato formato, perché essendo un ruolo di fatto, comunque la responsabilità del preposto è legata all'esercizio concreto delle funzioni, ma la nuova norma cerca di evitare che ci sia qualcuno che è preposto di fatto e che non sia stato individuato, avete capito? Quindi d'ora in poi il preposto di fatto non individuato potrà significare che l'azienda ha sbagliato a non individuare. Quindi questo è lo sforzo che noi dobbiamo fare, cercare di capire se l'individuazione sia stata fatta per tutti coloro che possono svolgere quelle funzioni oppure no. Perché questo è uno sforzo che a questo punto il legislatore ci richiede. Vado avanti. Formazione, ne avevo già parlato prima velocissimamente, poi andiamo verso la conclusione, altrimenti facciamo troppo tardi. Allora, però queste sono cose, diciamo, molto importanti di cui voglio parlare. Sono previste importanti novità in materia di formazione. Molte di queste novità non sono ancora in vigore. Come dicevo prima, l'articolo 37,2 dell'81 è stato modificato e si prevede che entro il 30 giugno del 2022 esca un nuovo accordo in conferenza Stato-Regioni che modificherà e integrerà e abrogherà gli altri accordi. Quindi si farà un unico accordo. E speriamo che riesca a migliorare le situazioni di criticità che in questi anni ci sono stati sulla formazione. Sicuramente avrà un contenuto obbligatorio, dovrà contenere gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro, ma di questo ho già parlato,
l'obbligo di verifica finale di apprendimento per tutti i corsi di formazione e l'obbligo di verifica finale nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro. Però queste disposizioni non sono in vigore, entreranno in vigore entro il 30 giugno 2022 o nel periodo, non so se i tecnici della conferenza Stato-Regioni ce la facciano, oppure nel termine successivo. È praticamente certo che l'accordo che uscirà regolamenterà una volta per tutte la videoconferenza. E vi faccio presente che perché c'è un documento ufficiale delle regioni che dice una cosa che io ho sempre detto, cioè che la videoconferenza fatta come la stiamo facendo oggi, cioè con l'interazione con il docente, la possibilità di controllare le persone a certe condizioni, è equiparata alla presenza fisica. Vi ricordo che fino al termine del periodo di emergenza, cioè si spera fino alla fine del prossimo mese, sicuramente la videoconferenza è equiparata alla presenza fisica, perché i DPCM consentono la formazione a distanza. E il Ministero del Lavoro il 28 aprile 2020 ha detto che fino a termine del periodo di emergenza tutto ciò che si può fare in presenza fisica si può fare anche in videoconferenza, quindi la videoconferenza è sostanzialmente considerata equiparata alla presenza fisica. Da marzo si vedrà, ok? E certamente ci sarà una regolamentazione dell'accordo entro il 30 giugno del 2022. Altra cosa di cui si è molto discusso, la formazione del preposto. Questo è un punto importante, perché per molto la norma articolo 37,7 ter, non molto chiaramente, prevede che l'attività formativa per il preposto si debba svolgere in presenza e che comunque debba avere una cadenza almeno biennale. Però la norma non è in vigore, perché se la leggete bene, il primo comma della norma rinvia all'accordo. Attraverso il rinvio al comma 7, rinvia all'accordo che deve uscire entro il 30 giugno. E questa cosa non ve la dice solo Fantini, ma soprattutto ve l'ha scritta l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare 16 febbraio 2022, numero 1, in cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dice che la norma non è in vigore, quindi i corsi di formazione per i preposti, fino a quando non uscirà l'accordo di cui vi ho già parlato, hanno cadenza quinquennale. E li potete fare come li fate normalmente adesso, anche in videoconferenza o in e-learning, chiaro? E tant'è vero che c'è scritto chiaramente nella circolare, gli ispettori non possono fare sanzioni su questo. La circolare vincola gli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ho motivo di ritenere che nemmeno gli ispettori della ASL si mettano a fare sanzioni per questo, perché poi l'interpretazione della norma ci porta a dire che questa previsione non è in vigore, ma è legata all'accordo che deve uscire entro il 30 giugno 2022. Va bene, quindi queste sono le cose che vi volevo dire. Ultimo punto che volevo trattare velocemente con voi, se non ci sono domande, perché se ci sono domande rispondiamo prima alle domande e poi parliamo di Sì, questo. ci Prego. sono un paio, ma la Prego. prima penso che sia di Annunziato più forse una provocazione. Cioè, immagino che Vediamo. parli del compenso del preposto, se ho capito Ah, bene. certo. Sì, perché il legislatore ha questa brutta abitudine di caricare i contribuenti di norme, di leggi, di cose senza parlare mai di soldi. Perché spesso quando anch'io faccio i corsi di formazione del preposto, la domanda che mi si fa sempre è: ma mi pagano di più? Sì, esatto. Ma io anche se penso un po' Annunziato che la risposta che davo io, ma non c'entra niente quello che ti danno. Quindi, in poche parole, ci facciamo pure brutta figura perché quando facciamo i corsi ai preposti, gli diciamo che chiunque abbia un ruolo ha quella responsabilità e non dipende da quello che ti pagano. Quindi sembra quasi che il nostro legislatore vada un po' a provocare o a fare qualcosa. Sì, anch'io sono rimasto un po' perplesso per questa norma, però è anche vero che. Perché si apre una strada insomma, di mettere insieme sicurezza e denaro, che è una cosa che noi sappiamo che non si dovrebbe mai fare. Quindi concordo Purtroppo. anch'io sul fatto che magari non è opportuno. Però è anche vero che se la giocano le parti sociali, quindi Ma poi vedremo se. io avevo chiesto a un RLST, perché una delle aziende che seguo c'ha l'RLST, una persona cioè, con cui si parla liberamente, lui mi disse: no, effettivamente non è previsto, si va a contrattare col datore di lavoro. Sì, ma nemmeno col datore di lavoro. La norma prevede che se ne parli a livello di contratti o nazionali o aziendali. Sì, anche col datore di lavoro si potrebbe fare una contrattazione. Cioè, io sai che ho A livello nazionale non consigliato. c'è.
a qualche datore di lavoro, invece di parlare di soldi, perché non parlano di assicurazioni? Questo sarebbe una cosa simpatica, cioè di dire io non ti do i soldi, ma ti faccio una copertura assicurativa a carico mio. Questo potrebbe essere un modo intelligente, secondo me, di dare attuazione a questa norma, no? Perché se la buttiamo sull'economico, non mi piace che si butti sull'economico puro, no? Mentre invece una copertura assicurativa è come per dire, tu fai quello che devi fare, io ti do la copertura assicurativa, anche se tu dovessi avere un problema, sappi che hai una copertura assicurativa pagata da me, che poi tutto sommato è una somma di denaro che ti do. Certo, sì, infatti. L'altra domanda che segnalo, ma l'avvocato ha già risposto, penso, è il dubbio che ha Angela sul fatto che il preposto deve vigilare. Dal momento che dice che deve vigilare, allora è obbligatoria la presenza di questa figura. Vigilare non significa stare presenti sempre, mi No, io sembra da. credo, certo, naturalmente ci possiamo interrogare ed è giusto che ci si interroghi, no? Però io perciò ho fatto vedere quelle sentenze, cioè le sentenze da sempre dicono che vigilare non significa essere sempre fisicamente presenti, ma quando si è presenti adoperarsi in modo coerente con quello che prevede la norma. Quindi secondo me la mia personale opinione è che l'obbligo di individuazione non vada ad incidere sull'obbligo di vigilanza del preposto. Questa è la mia personale opinione. È anche vero che dobbiamo essere sinceri, cioè se io dico al preposto che deve vigilare, non gli posso affidare 12 cantieri, magari a distanza di 10 km l'uno dall'altro, perché altrimenti poi il magistrato che cosa mi dirà? Che non l'ho messo nelle condizioni di vigilare in maniera seria. Se invece io gli dico di vigilare su 3 cantieri che sono vicini tra di loro, io non ho l'obbligo che quella persona sia sempre fisicamente presente in tutti e 3 i cantieri. Dobbiamo trovare una giusta via di mezzo tra la presenza ininterrotta e la assenza ininterrotta, permettetemi una battuta, no? Perché altrimenti, se io faccio scelte soltanto al risparmio, paradossalmente mi vanno a pregiudicare come datore di lavoro. Quindi devo trovare un equilibrio, capito? Però la mia idea è che non ci sia un'incidenza delle nuove norme sull'obbligo di vigilanza del preposto. Questa è la mia personale opinione. Ed è anche quello che poi vedrete quando uscirà il documento che vi ho citato nelle prossime ore del Parlamento, anche in quel documento si dirà quello che vi sto dicendo io. Volevo arrivare al punto, poi lo leggerete, quindi voi mi saprete dire. Invece questo è importante, l'ultimo punto che vorrei trattare con voi, le ultime slide invece che poi vi lascio sono qualche sentenza sulla formazione che ribadisce quello che vi ho già detto, ma insomma ve le lascio a vostra memoria. È cambiata la norma sull'addestramento, questo è importante. Allora, l'addestramento, molti lo identificano nell'addestramento sull'utilizzo di attrezzature di lavoro e non c'è dubbio che su quello abbiamo un accordo, che è l'accordo del 22 febbraio 2012, che ci dice che chi usa una PLE oppure un muletto, chi usa una gru a torre deve aver fatto il famoso corso di formazione previsto dall'accordo 22 febbraio 2012 e relativi corsi di aggiornamento. Ma non c'è solo per questo l'addestramento. Attenzione, l'addestramento nell'81 e nel 2008 è previsto in molti casi. Anche per le funi è previsto l'addestramento, anche per il montaggio e smontaggio dei ponteggi. Quindi abbiamo una serie di norme sull'addestramento. Quelle non sono state toccate. Rispondo anche a una domanda che ho visto in chat. I documenti del posto li devo modificare? No, non c'è nessuna norma che ha modificato il contenuto dell'allegato quindicesimo. Ok, io. Quindi sono norme che non vanno a questo livello di tecnicità. Però la norma generale sull'addestramento, norma generale significa al di fuori di quei casi di addestramento che adesso velocemente vi ho citato, è cambiata e ci voglio un attimo ragionare con voi. È cambiato l'articolo 37,5 in vigore dal 21 dicembre 2021 e ci dice che l'addestramento viene effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro. Punto. Il comma 4 prevede che l'addestramento viene effettuato ove previsto. Che significa? Ci saranno dei casi individuati dalla valutazione dei rischi in cui, oltre alla formazione che è obbligatoria per tutti, il lavoratore dovrà aver fatto anche addestramento. Ok? Quindi ricordatevi sempre che l'addestramento si aggiunge alla formazione, non sostituisce la formazione, come è stato detto anche in apertura. L'addestramento è una cosa diversa dalla formazione. Ecco perché. E non lo fanno tutti l'addestramento. Chi sta in ufficio non fa addestramento, no? Chi sta in cantiere magari sì, dipende da quello che fa. Per
Perché se ha bisogno di utilizzare un DP di terza categoria, il DP di terza categoria ha l'obbligatorietà dell'addestramento. E vediamo cosa dice la norma base. Persona esperta sul luogo di lavoro. Domanda che mi è stata fatta centinaia di volte. Che significa persona esperta? La persona esperta, ve lo dico io, non è un docente. È una persona che ha un'esperienza su quella procedura, su quella macchina, su quella situazione che deve trasmettere a qualcun altro. Che cos'è l'addestramento? Lo dice molto bene il nuovo articolo 37,5. L'addestramento consiste nella prova pratica. Nel caso dell'uso corretto in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. L'addestramento consiste inoltre nell'esercitazione applicata nel caso di lavoro di insicurezza. Quindi Enrico mi chiede, persona esperta, quindi non deve avere i requisiti da formatore? No, assolutamente. Altrimenti avremmo scritto docente. E invece, quando abbiamo scritto la norma, siamo stati, permettetemi di farmi fare un plauso a chi ha scritto la norma. Scrivere persona esperta è stato intelligente perché innanzitutto non è stato scritto lavoratore esperto o preposto, ma è stato scritto persona. Quindi non ci interessa sapere se è un ingegnere che è stato mandato dalla ditta produttrice della macchina, mi seguite? Deve essere una persona in grado di trasmettere a qualcun altro. Quindi non ha bisogno di essere un docente come sono io, perché per fare i corsi di formazione devi avere i requisiti del docente previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013. Infatti, la battuta che faccio su me stesso è che io sono docente, ma non sono, io non sono sicuramente persona esperta, non sono in grado di spiegare a nessuno come si utilizza un DPI, mi seguite? Mentre lo può essere un operaio che da 10 anni utilizza quel DPI. Sono due cose diverse. In più ricordatevi che l'addestramento si fa sul luogo di lavoro, salvo i casi ovviamente delle, diciamo, dei campi attrezzati per gli accordi 22 febbraio 2012, e quindi è chiaro che l'addestramento è qualcosa di molto più pratico. Come si dimostra che la persona è esperta? Non c'è bisogno di dimostrarlo. Io, le aziende più attente si fanno una sorta di schema di qualificazione della persona esperta, ma la norma non ti richiede di dimostrare che la persona è esperta, ma di essere attento a identificare la persona esperta con una persona che è veramente esperta, non è che lo dici tu. No, Cioè, e però quindi vado un po' in analogia con quello che dice l'accordo Stato-Regione, no? Per l'addestramento della piattaforma c'è bisogno della docenza, quindi dei requisiti di formatore, e per la parte esatto. pratica c'è bisogno di una persona che però abbia Esperienza comprovato pratica nell'utilizzo di quell'attrezzatura di la lavoro, di questo. struttura, dimostrabile comunque, cioè non è che. Certo, in ogni caso, diciamo così, questo è necessario. Concludo perché poi vedo che qui Mi permetto di aggiungere una cosa velocissima, avvocato, a questo punto. Per quanto riguarda l'addestramento, va considerato anche che, ed è abbastanza importante, che nell'addestramento fanno parte anche tutta quell'analisi di casistiche in cui ci può essere una situazione anomala o anormale. E quindi non soltanto la buona prassi e quindi la procedura, ma anche appunto tutte quelle situazioni che richiedono, come dire, una riflessione e una conoscenza da parte del lavoratore, insomma, perché spesso si tende a pensare solo alla prova pratica e a una verifica finale, invece significa anche prendere in considerazione e presentare al lavoratore tutti quei casi in cui può succedere qualcosa che e con una certa probabilità può capitare nell'attività lavorativa. Sì, sono d'accordissimo. Quindi quello che conta è l'esperienza in quella procedura, in quella situazione che deve essere trasmessa a qualcun altro. È qualcuno che trasmette materialmente a qualcun altro qualcosa di pratico. Quindi molto diversa dalla formazione, sono d'accordo. La grande novità non sta nella definizione che è più precisa che in passato, ma nel fatto che dal dicembre 2021, a parte i casi di formazione già regolati all'81, perché quelli hanno una loro disciplina, ve l'ho già detto, tutti gli interventi di addestramento dovranno essere formalizzati, questo ve lo dovete ricordare. Cioè, chi in passato aveva già fatto i verbali di addestramento si troverà avvantaggiato e semplicemente chiamerà il verbale di addestramento, lo chiamerà registro di addestramento, perché oggi la norma dice che tutti gli interventi di addestramento dovranno essere, diciamo, formalizzati in un apposito registro. Ora, che cosa deve contenere il registro? Ma non è che c'è nulla da dire. La persona esperta, chi è?
quando è stato fatto l'addestramento, chi è stata la persona che ha avuto l'addestramento e magari se volete qualche argomento che è stato trattato, ma non è nemmeno obbligatorio quello, perché quello che conta sono queste, diciamo così, questi elementi. La cosa interessante è che il registro può essere tenuto anche su supporto informatico e quindi è una cosa che vi invito a considerare. Quindi potreste anche decidere di tenere un registro informatico o semplicemente fare il vostro registro A4 e alla fine quello che conta però è che ci sia una formalizzazione, cioè l'organo di vigilanza ve lo può chiedere perché dal 21 dicembre 2021 è obbligatorio. Ok? Su quali attrezzature faccio addestramento? Volo una domanda in chat e poi andiamo verso la conclusione, perché giustamente è un orario un po' tardo. L'addestramento si fa su quali attrezzature? Non essendoci un elenco, sarà la valutazione dei rischi a dire quali sono le attrezzature che meritano addestramento. Per farvi una battuta, perché questa è una discussione che ho fatto con molte aziende. Io credo che il trapano di uso comune non meriti addestramento, il trapano a colonna sì, una pressa merita addestramento, una sega circolare merita addestramento, secondo me. Però, insomma, non arriviamo al punto di dover dire che il cacciavite merita addestramento, cioè gli Io utensili di uso comune non meritano addestramento. Tutto ciò che invece va più in là merita per quanto breve addestramento. segnalo una piccolissima cosa, avvocato. Prego. Anche le procedure sono addestramento, cioè non Assolutamente sì, ma la norma lo necessariamente. dice chiaramente, architetto, sì, chiaro, chiaro. Cioè anche le procedure, per esempio la combinazione di due agenti chimici, una procedura per entrare in un'area di lavoro merita addestramento. Sono d'accordissimo. No, perché spesso si identifica l'addestramento solo con le attrezzature, e invece non è così. Va bene, va bene. Io direi che ci possiamo fermare qui, vi ringrazio. Diciamo, vedo che comunque siamo ancora tanti, quasi 100 ancora collegati, e questo mi fa molto piacere, ringrazio molto. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione per il vostro lavoro. Voi ve ne avete dati per il mio, perché ogni volta che faccio dei corsi o degli incontri io acquisisco nuove conoscenze e vi ringrazio. Grazie mille, lascio la parola subito a Simonetta perché l'ho letta. Sì, io ringrazio l'avvocato Fantino e ringrazio tutti voi della fiducia e della partecipazione. Come ho scritto in chat, il materiale didattico, cioè quello che è stato illustrato, me lo manderemo nei prossimi giorni. Dateci il tempo di gestire appunto le oltre 100 iscrizioni e quindi vi arriverà per mail, dalla mail. C'era qualcuno che aveva bisogno di parlare? Lara Giovannoni aveva fatto una domanda alla quale non sono riuscito a rispondere. Se vuole, chiami Niple, CPTO o me personalmente o in segreteria e rispondiamo sulla formazione, sulle tempistiche della formazione. Grazie. Bene, grazie a tutti. Buona serata a tutti allora. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera, buonasera. Arrivederci. Buonasera a tutti, grazie ancora. Arrivederci. Buonasera.